Se poi il professor Damonti mi può raggiungere qua. Non so. No, non ha detto l'appello. Io capisco. Alla Gruppolini. Barbara, eccolo. Sì. Non l'ho trovato. Ma la provo. No, guardo la cravatta. Il gruppo. Mauro, ma sei riunione maggioranza? Acquisisci tutti? Sì, ho capito, ma acquisisci tutti i documenti e fammeli vedere. Sì, Giuliana, vieni un po' in occhio, guarda, io mi va bene dai tormento, io mi tocco il ginocchio, guarda gli tiro un pedasone, non stinco. Guarda quanti Walmart ci sono negli Stati Uniti. Che sono questi? Questi supermercati che sono aperti giorno e notte. Ma pieno, ma gli americani sono proprio brutti. Guarda che noi si tende a diventare come loro. Che è Jean Gabin. Un canto ancora qui. Barbara, guarda, come menti patatino, mentre li puoi che l'è? Buona la croquetta. No, mi piace le croquette. Come si fa le croquette? Sud America, Cuba, bene, vieni.
Ma per rimanere mi mandi o cosa? Cioè tu dici mi posso anche integrare bene io. In Svezia avrei dei problemi forse, vero? Pensa perché tanti. Signor Rita. Questo lo voglio comprare. Montalbano. Ma addormenti. Quella Michela Murgia, che tu dici? La roba sardegnola. Se compro il libro di Renzi e vado a farmelo autografare, quanto mi date come lecchino? 11. Ma dov'è la maggioranza? Dov'è la maggioranza? Io dovevo andare a mangiare la pizza giardini, speriamo che sia. Con le tue bambine? Ti aveva fatto lei un programmino? Chissà che posso votare dei compagni di scuola, forse è lui, esatto. È lui. Questo è il tipo di ragazza che piace a te invece, vero Vieri? Tipo anglosassone. Capello rosso, la pelle bianca, diafana. Mi rendo conto di non poter mai diventare il tuo ideale. Io sono un cretino. Vero. Siccome la sua ragazza ideale è questa. L'aveva trovata anche, mi sembra di ricordarmi una così. Simile? L'avevi trovata? L'avevi trovata? La mollava? Ma che molla? No, ma una l'ho trovata. Ci sarebbe la Giulia Robes, volendo. Una mia rossa. Mi piace. È un po' rossa. Non si sa come lei è naturale, ti dicevo. Sì. A lui gli piace il rosso, proprio quello irlandese. Buonasera, c'è qui. Non ci dovrebbe averne anche alcune con la foto. Sì, ma non la vuole, vuole questa lui. La riporta, vuole questa. Guarda, io se non ci fosse Bruno, come farei col colesterolo? Manda appunto Martinuzzi. Bruno il portaborse, vedi? A chi gliela porta la borsa? A Spine? Penso se tagliare i capelli. Sembra Giovanna d'Arco. Pensa che si è impiccata, sarebbe uscita a gennaio. Mamma mia, queste cose, guarda. Ciao, sì. Questa signora che si è impiccata,
la Solliciana? Sì, da gennaio uscì. 7 mesi. Depressione è terribile. A volte lo sento anch'io, non sono difficile, ho bisogno di... domani possiamo portare la corda. Eh? Domani portiamo la cordina. Quando esce? Due giornate che la cosa canticchia, che la grazia canticchia. No. Signora che sta arrivando, la Susi. Sì, tutto bene. Ma te avevi anche il coordinato, non l'avevo veduto, porca miseria. No, perché africana. Quella parte africana. Sì, me la so comprare in Africa. Bellina, guarda. Carina, vero? Sì. Era l'unica che mi potevo comprare, ce n'era di bellissime, grandissime, ma però sono troppo piccina via. Io no, per... No, erano troppo grandi. Infatti la mia amica è più alta, più grande di me, la si è comprata quella bella grande, io l'unica sportina che andava bene per me questa misura. Io ho visto cosa ho ritirato sì, fuori. Sì, a voi. Tirare fuori anch'io questa. Però stamattina, vedi, con il sandalino ho detto, facciamo un coordinatino. Il suo vero. È il suo avere. Senti, vieni un attimo con me, tanto ti rimando subito indietro. Sì, vengo con te. Vengo tanto subito. Un attimo. Ciao, ciao. 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 Tanto sono qui. Sull'appello. Sull'appello, vado. Ieri si sente ogni si sente tutto. Carina, bene? Ora cerco meglio nella borsa. Ecco, grazie. Bonifazi. Sì, vediamo. Questa che vesta le uguale. Se c'è, qui non c'è, allora è qua. Penso ce l'abbia anche colorata. Sì, sì, lo so. A noi si preferisce dare queste perché per evitare che quelle con le foto poi è un problema. Grazie. Prego. Bene, vedo dal display siamo arrivati a 18 e quindi dovrebbero esserci consiglieri presenti per assicurare il numero legale, invito quindi a fare l'appello. Agostini, Albini, Alessandri, Bassi, Bertini Enrico, Bertini Stefano, Biber, Bonifazi, Borselli, Cellai, Chiavacci, Colle 6, Crucolini, De Zordo, Di Puccio, Dormentoni, Fittante, Pratini, Galli, Gallo, Gianni, Giocoli, Giuliani, Grassi, Lauria, Livi, Locchi,
Matteuzzi, Pezza, Pierguidi, Pieri, Pugliese, Razzanelli, Renzi, Ricci, Roselli, Sabatini, Sarra, Scino, Scola, Semplici, Sguanci, Spini, Stella, Tenerani, Torselli, Vannucci. A questo punto mi viene comunicato la presenza del numero legale, inviterei i consiglieri ad alzarsi per ascoltare l'inno nazionale e l'inno europeo. Buongiorno a tutti, abbiamo 8 fra comunicazioni e domande di attualità. Per introdurle comunque consentitemi 3 comunicazioni brevissime da parte mia. La prima rispetto a un argomento che sta affiorando, vi è già una proposta di risoluzione proposta dal PDL, vi è una proposta di mozione proposta dal PD che ho proprio nella riunione del gruppo bloccato un attimo, sta affiorando appunto dai due schieramenti bipartisan in modo diverso, magari nelle motivazioni, però con un unico obiettivo. In tutte e due le impostazioni si parla di cittadinanza onoraria del Dalai Lama. Mi sembra un'iniziativa valida. Vorrei però prima di tutto richiamare all'approfondimento, perché io ricordo di aver affrontato in Consiglio Comunale nelle legislature degli anni 90, a me sembra proprio un atto, e invito Roberto Caselli a verificarlo,
A me sembra un atto di cittadinanza onoraria verso il Dalai Lama. Può darsi che invece un atto di cittadinanza onoraria già approvato e non consegnato, come è avvenuto per Roberto Benigni, si trattasse di un atto di solidarietà in uno dei tanti momenti repressivi da parte delle autorità cinesi. Quindi io inviterei su questo argomento, prima di far fioccare degli atti che magari indicano la proposta di cittadinanza onoraria, l'abbiamo già approvata, di istruire bene quello che abbiamo agli atti di questo Consiglio e rimettere comunque, prendendo atto positivamente della risoluzione presentata dal PDL, della mozione presentata dal PD, di rimettere tutto l'argomento alla Commissione, che è la Commissione Pace, Affari Istituzionali e Relazioni Internazionali, per arrivare lunedì prossimo con un atto calibrato fra le varie forze politiche, mi sembra sull'argomento la pensino allo stesso modo, calibrato in modo che venga fuori una posizione unanime del Consiglio. Seconda e terza questione sono connesse, addirittura sono connesse alla prima comunicazione del consigliere Sguanci. Noi abbiamo vissuto momenti drammatici in questi giorni per la scomparsa di persone diverse, ma a cui ci unisce e ci deve unire il ricordo e la significatività del sacrificio che hanno vissuto. Innanzitutto, cronaca di oggi, esplosione in Afghanistan, muore carabiniere. Se n'è andato per l'esplosione che è avvenuta stamani alle 9.47, è passata l'agenzia dell'ANSA. Il nostro carabiniere Emanuele Brai, che lascia un ragazzo di 36 anni, che lascia la moglie di 28 anni e il figlio di 8 mesi. Vi sono anche due feriti fra le nostre forze stanziate in Afghanistan. Veramente va la nostra solidarietà e il ricordo. Vorrei spendere sempre, naturalmente, mi indica Salvatore Scino, anch'essi carabinieri. Vorrei, è avvenuto da poche ore, quindi non voglio mettermi a commentare le dinamiche dell'evento. Chiaramente si è trattato di un atto terroristico verso le nostre forze così impegnate a difesa della pace in Afghanistan. Secondo luogo, vorrei ricordare un'altra scomparsa, perché ha provocato molta commozione nel quartiere, fra i suoi compagni di classe, fra i suoi compagni di sport. Mi ha telefonato stamattina a distanza di 5 minuti prima il consigliere Michele Pierguidi e vorrei segnalare che la sua sensibilità verso il mondo della pallacanestro gli ha portato a fare interprete della morte di questo bambino di 12 anni, Pietro Massi, che abitava a Firenze in piazza Leopoldo, è morto per un incidente stradale nella settimana di vacanze post fine scuola a Tavernelle. Poi il presidente della Laurenziana, dove lui giocava, dove Alfredo Ramponi, dove lui si era impegnato e dove mi ha detto c'è una costernazione assoluta di famiglie, mi pregava di fare interprete in consiglio comunale. È un bambino che è morto per il solito, purtroppo, dramma che le nostre strade ci regalano e, ripeto, forse per le caratteristiche umane, per la conoscenza della famiglia, ho avuto eco di una forte sensibilità per cui voglio unirmi al ricordo. La terza persona che vorrei ricordassimo, e lo faremo tutti insieme in un unico momento, quella ragazza di 36 anni che è morta suicidata a Sollicciano e sarà adeguatamente ricordata anche nei suoi aspetti, diciamo così, del risvolto politico da il Presidente della Commissione competente, la Commissione Sicurezza Sociale, Maurizio Sguanci. Io però, appunto, prima di dargli la parola, vorrei che in un unico momento ricordassimo tutte e tre queste persone che sono scomparse, che sono cadute, ma a cui la città di Firenze vuol onorare con un nostro minuto di raccoglimento la memoria e il ricordo.
Prima di passare a Maurizio Sguanci la parola, il consigliere Bassi mi ha sensibilizzato, vi sono qui una rappresentanza, molto opportunamente è arrivata una rappresentanza che speriamo quando arrivi l'assessore Saccardi, introdotta dal consigliere Bassi, possa essere possa avere colloquio, altrimenti lo farò io, di persone che stanno lavorando ormai da 10 mesi senza stipendio e sono dipendenti di una cooperativa che opera a Montedomini, quindi sulla base di un affidamento di una società pubblica, va a loro la nostra solidarietà e cercheremo da parte, lo dico a loro, da parte di tutto il Consiglio Comunale di trovare il modo perché nell'ambito delle nostre competenze e possibilità di tutte le forze politiche possa essere sbrogliata questa situazione. Comunque ci sarà più tardi l'assessore, vedremo di dare delle risposte da parte di chi ha maggiormente la competenza per poter svolgere questo ruolo. La parola a Maurizio Sguanci. Giovedì sera sono stato in carcere circondariale di Sulicciano e ho assistito ad una rappresentazione teatrale interpretata dai detenuti, era presente anche l'assessore Givoni. Le dame, i cavalieri, le armi e gli amori. Una rivisitazione in chiave moderna dell'Orlando Furioso, uno spettacolo veramente bello, appassionante, che si è concluso con una standing ovation di circa 5 minuti, non di circostanza, ma vera, vera come l'emozione che questi ragazzi vivono ed hanno saputo suscitare. Appunto. Le emozioni che questi ragazzi vivono, nonostante le condizioni dei carceri italiani, che ormai da anni è esplosiva, li costringe a scontare pene che niente hanno a che vedere con i percorsi rieducativi e riabilitativi, come invece uno Stato civile e democratico dovrebbe garantire a loro, ma soprattutto a se stesso. Perché è vero che lo Stato di una democrazia si giudica anche attraverso le condizioni cui versano i suoi carceri. Claudia, l'altro giorno non ce l'ha fatta. Non ha saputo reggere all'enormità di queste emozioni, si è tolta la vita, si è uccisa impiccandosi alle sbarre con il suo lenzuolo, lo stesso lenzuolo su cui avrà certamente sognato tantissime volte di riabbracciare i suoi figli, di 4 e 9 anni. Se il suicidio è sempre un'enorme tragedia personale, il suicidio in carcere è una cosa gravissima ed è una gravissima sconfitta per lo Stato. E lo è ancora di più se a commetterlo è una giovane madre, indipendentemente dai reati che può aver commesso. E quelli di Claudia non erano certamente gravissimi. Basta pensare che in questo paese persone che hanno commesso reati simili oggi siedono in Parlamento. Oggi il nostro pensiero va a lei e a tutti i detenuti di Sulicciano e di tutta Italia, ma anche a tutto il personale di polizia penitenziaria e agli operatori che, anche se in grave sofferenza, cercano ogni giorno di rendere la vita di queste persone meno disumana. Solo in questi ultimi tempi il loro tempestivo intervento ha scongiurato oltre 2.000 suicidi e decine di migliaia di atti di autolesionismo, cercando di sopperire all'inadeguatezza legislativa, strutturale e culturale. Spero che il governo non resti sordo a questo ennesimo disperato urlo d'aiuto e che faccia presto una legge che escluda dal carcere i reati derivati e connessi alla tossicodipendenza, attivando invece percorsi sanitari e rieducativi. Questo è l'augurio che noi facciamo, anche se, visto l'approccio che c'è stato in questi ultimi mesi a favore delle persone dipendenti, lavoratori, pensionati e persone in difficoltà, siamo quantomeno scettici. Grazie a Maurizio, parole quanto mai opportune e sentite da tutti noi. E adesso una domanda di attualità proposta da Stefano Bertini all'assessore Massimo Mattei, che vedo presente e già pronto per la sua risposta, è relativa alla domanda sulla viabilità al nuovo Palazzo di Giustizia a San Donato. Buon pomeriggio. Rispondo al consigliere Bertini e rispondo con lui a tutti gli avvocati, i fruitori del nuovo Palazzo di Giustizia. Avvocati che ho già incontrato circa 20 giorni fa
in un convegno organizzato ad hoc dalle associazioni di categoria per discutere di tutte le problematiche di mobilità attorno al Palazzo di Giustizia. Devo dire che l'arrivo di un attrattore così importante di funzioni e quindi di traffico ha creato non pochi problemi in quell'area, area che storicamente era già congestionata dal tanto traffico. Era una periferia che, come tutte le periferie, vive le contraddizioni di uno sviluppo nato negli anni 70 senza nessuna razio e che ha nell'autostrada, nel viadotto dell'Indiano lì vicino e nelle strade di maggiore transito di Firenze, come sono via di Novoli, via Le Guidoni, per certi aspetti via Baracca, i punti di attrattori del traffico di tutta la zona. In più, accanto al Palazzo di Giustizia, si è venuto a creare un nuovo quartiere, il quartiere di San Donato, che sicuramente non ha facilitato la possibilità di parcheggio da parte dei tantissimi avvocati e tantissime persone che lavorano in quella nuova sede. Ci siamo attivati per far sì che questi potessero avere una risposta. Avete visto forse sui giornali che il 20 giugno sono stati consegnati tra via Virgilio e via Carlo Magno, hanno questi nomi così importanti tra l'altro le vie di quella zona, 80 posti auto a rotazione, anche perché la sera abbiamo un problema di tipo diverso, mentre fino alle 5 lì c'è una difficoltà incredibile a parcheggiare, la sera c'è una quasi totale abbandono della zona e torna ad essere la zona che era prima. Quindi forse era più utile fare posti a rotazione. 56 spazi residenti, perché i residenti di quell'area non trovano più parcheggio, soprattutto durante il giorno, e quindi anche tutto il nuovo arredo urbano del Palazzo di Giustizia. Della Cassa di Risparmio e di Infogroup è sicuramente passato in secondo piano rispetto alla mancanza di posti auto e di parcheggio, e 251 posti motorino. Il giorno 21 giugno ha aperto il nuovo parcheggio della Cassa di Risparmio con 175 posti auto pubblico. È chiaro che è una risposta ancora parziale, anche se nella zona ho dato disposizione che per far sì che gli avvocati e comunque anche parte dei residenti non avessero problemi di parcheggio nell'area attorno al vecchio ingresso del mercato di Novoli, che comunque dista 300 metri da lì, ci fossero posti non normati e che quindi potessero essere una risposta, seppure parziale, alla necessità di arrivare in auto. In più stiamo trattando con la provincia per il nuovo servizio di navetta chiesto dagli avvocati, con 4 corse la mattina, e stiamo valutando in alcuni orari della giornata di intensificare il 22 o il 23 con una piccola modifica addirittura del percorso per far sì che si arrivi quanto più vicino al Palazzo di Giustizia. Credo che l'amministrazione comunale, e l'ho vista dalla soddisfazione con quale vi hanno accolto gli avvocati nell'ultima riunione, tra l'altro alcuni dei presenti in quest'aula erano lì, non dico applaudire ma almeno ad annuire quando si presentava il progetto, devo dire che l'amministrazione comunale ha fatto quanto poteva fare e con la linea 2 della tranvia che passerà a 400 metri dal Palazzo di Giustizia, credo si completerà un sistema di mobilità integrata per arrivare in uno dei punti più importanti della nostra città. Vi ringrazio.
Grazie a Mattei. A questo punto la parola a Stefano Bertini. Sì, grazie Assessore. Certo, mi rendo conto che non è facile operare a posteriori una struttura che non ha visto nascere insieme alla struttura stessa anche delle infrastrutture capaci di poter sorreggere l'utilizzo che si fa di quel tribunale. E quando si interviene sempre successivamente si interviene magari male o comunque sia non in modo sufficiente, non in modo organico. E certo, appunto, prendo atto appunto, che l'amministrazione e lei in prima persona si è attivato per riconoscere appunto, i problemi che si venivano molte volte evidenziati e per venire incontro alla loro risoluzione. Certo, appunto, quello che si è visto anche ultimamente, come lei giustamente ha detto, non è ancora sufficiente, in quanto avere questi posti in più, 165 posti in più nel parcheggio della Cassa di Risparmio, di cui una parte sono destinati, e non so quale parte, ai dipendenti del Tribunale, è un qualcosa che limita notevolmente appunto, l'utilizzo da parte degli avvocati, ma qui vorrei dire, Assessore, non soltanto gli avvocati, perché c'è un indotto intorno al Tribunale di tantissimi, di centinaia di persone al giorno che sono operatori, sono testimoni, sono persone che comunque sia frequentano quella struttura giornalmente o comunque sia periodicamente e sono tante centinaia al giorno. Una struttura simile, 100 posti in più o quello che sia, fa poca differenza. Non soltanto, ma mi sembra di capire appunto da questi provvedimenti nuovi che sia stata pesantemente limitata la possibilità di parcheggio dei motorini attualmente, fino a che almeno non saranno realizzati quelli nuovi che io ho visto indicati, appunto visto previsti in fase di realizzazione. Io certo preferirei sapere, sentir dire sì, abbiamo tolto, ma provvederemo invece di questo, sentire dire abbiamo tolto e abbiamo provveduto, perché se nel frattempo alcuni possono stare tolti, non sono più disponibili e si deve ancora aspettare, chi lo sa, dei mesi perché vengano quelli nuovi, nel frattempo come si fa? Fra l'altro dobbiamo prendere atto del fatto che gli avvocati, specialmente con chi usa il Tribunale, sono persone che usano regolarmente il mezzo a due ruote, quindi con ciò facilitando anche la viabilità in città. Arrivano lì e sono penalizzati perché non possono parcheggiare il loro mezzo. Credo sia una cosa appunto che debba trovare una soluzione. Così come il fatto dell'accessibilità. Attualmente, e ne sono testimoni le nostre segretarie, ci vogliono da 100 circa 50 minuti andare a raggiungere il Tribunale, perché c'è soltanto il 22 che ci arriva. Per esempio potrebbe essere ipotizzabile, lei appunto l'ha detto, spero che il costo possa essere fatto, possa essere realizzato, modificare in parte il tragitto del 23 per poter consentire di arrivare anche a quel mezzo al Tribunale. Tutto questo però va fatto in tempi anche ragionevoli, perché certamente non possiamo pensare di attendere i tempi di ultimazione della tramvia per dire forse si starà un po' meglio in quella struttura. I problemi sono giornalmente, gli avvocati e comunque gli utenti usano tutti i giorni quel Tribunale e devono poter parcheggiare. Quindi in tal senso mi aspetto che le prossime provvedimenti siano non soltanto adeguati alla domanda che se ne fa, ma anche adeguati in tempo, in materia di tempi ragionevoli di realizzazione. Grazie. Grazie a Stefano Bertini. Allora, per aggiornarvi su quanto poc'anzi avevo detto prima di passare la parola per... Ora aspetterebbe a Cruccolini, fra l'altro non lo vedo, quindi mentre arriva Cruccolini. Prima di passare la parola successivamente, vi ricordate che io ho commentato all'inizio della seduta l'impegno per il Dalai Lama che vedevo riscontrato in iniziativa da sviluppare e da precisare il gruppo PD in una risoluzione formalmente presentata dal gruppo PDL. Al gruppo PDL, in modo particolare, vorrei far presente che ho completato questo lavoro di ricerca, dal quale risulta che il Consiglio Comunale di Firenze, come avevo in mente e ricordo perché allora svolgevo il ruolo d'assessore, il 23 maggio del 1994 approvò in sede formale, con delibera firmata poi dal sindaco Mario Primicerio. Allora non esisteva la figura del Presidente del Consiglio Comunale, che a Firenze entrerà in funzione solo dal giugno del 1995, approvò la delibera che conferiva al Dalai Lama, nella persona che poi viene esplicitamente richiamata e quindi è colui che, di cui si parla oggi perché è in carica dal 1950,
e quindi alla persona Giazzo Tenzin la cittadinanza onoraria. Non risulta questa cittadinanza onoraria mai consegnata. Stante questa delibera del 1994, la città di Firenze è una città che in qualche modo ha svolto una funzione d'avanguardia, perché probabilmente occorrerebbe fare un'analisi un po' in tutta Italia, se non la prima, ma è una delle primissime città. Avete visto che Roma ed altre città, al contrario di Milano, che poi ha ritirato la delibera, hanno approvato proprio in questi giorni la proposta della cittadinanza onoraria. Quindi, avendo Firenze questa caratteristica, che l'ha approvata dal 94, non gli ha mai consegnata, io farei questo lavoro in commissione per capire cosa possiamo fare per fare un atto, diciamo così, analogo, se vogliamo, di conferma della nostra solidarietà. E poi personalmente, come Presidente del Consiglio Comunale, mi sento di poter dire che, visto che per qualche giorno in Italia, vorrei recarmi, se vi è la possibilità, se questa riflessione nasceva qualche giorno prima, lo potevo fare in questi giorni in cui lui ha visitato Mirandola, ma di potergliela consegnare, perché altrimenti non vedo una personalità del genere quando questo potrebbe avvenire. Quindi io procederei in questo caso un impegno collettivo all'interno e poi all'interno della Commissione, e poi un attimino vediamo. Va bene? A questo punto la parola all'assessore Givone per il mercato di San Lorenzo, rispondendo alla domanda d'attualità del consigliere Marco Stella. Io la ringrazio, consigliere Stella, per questa domanda che mi permette di fare il punto su una questione importante, comunque mi permette di dirimere eventuali equivoci. Io immagino che la sua domanda sia suggerita da una intervista apparsa sabato su un giornale cittadino, un'intervista che per la verità non è un'intervista ma un resoconto di un incontro privato avvenuto in realtà a casa mia. Dove ricevevo gli operatori, gli amici di San Lorenzo, e l'architetto che ha presentato un progetto di risistemazione dell'area, non tanto come assessore quanto come cittadino che abita proprio in San Lorenzo. Ma questo importa poco, importa la sostanza della cosa, e cioè il mio giudizio sostanzialmente positivo sul progetto che mi è stato presentato. Ecco, positivo rispetto a che cosa? Qual è l'obiettivo del progetto? Risistemare l'area, risistemarla togliendo i banchini, dopo che i banchini siano stati modificati, rifatti se possibile ex novo, in modo che la piazza di San Lorenzo fosse in modo significativo liberata dai banchini stessi. Parzialmente, questo significa in modo significativo, ma per l'appunto non soltanto pro forma. E i banchini fossero sistemati nella piazza del mercato, non in modo da ingolfare quella piazza, da produrre una sorta di magazzino, ma di permettere anche a quella piazza una adeguata sistemazione. Ecco, io ritengo che se questo è l'obiettivo, premetto, non ne abbiamo ancora parlato in giunta, non ne ho parlato con il vice sindaco, con il sindaco, con i colleghi, ma ritengo di condividere questo obiettivo. Ora si tratta di vedere come realizzarlo. Il progetto che mi è stato sottoposto, io lo considero un contributo importante, interessante, da prendere senz'altro in considerazione. Significa questo un'apertura politica? Forse dire questo è dire troppo, ma un'apertura certamente sì, nel senso che terremo
in considerazione anche quel progetto, per gli elementi decisamente positivi che comporta. Ma vorrei aggiungere ancora un'osservazione che nella famosa si fa per dire, che nell'intervista non veniva riportato. Io chiedevo agli amici con i quali colloquiavo, non si può parlare di intervista, se non ci fosse un punto critico nel progetto, cioè quale fosse il prezzo da pagare. Credo che l'espressione da me usata fosse proprio questa, intendevo non tanto un prezzo economico, ma il fatto che quel progetto prevede lo spostamento parziale dei banchini e comunque prevede di lasciare i banchini non solo sul lato destro ma anche sul lato sinistro di quel lembo di piazza che affianca la chiesa dal lato delle cappelle medicee della sagrestia nuova. Ecco, questo mi sembra un punto critico su cui si dovrà ragionare, ma appunto contributo positivo, elementi di criticità, utilizziamo il tutto, prendiamolo in considerazione e vediamo di risolvere al meglio quel problema che ci vede, di raggiungere quell'obiettivo che ci vede, credo di poter dire, del tutto consenzienti. Marco Stella. Grazie Presidente, devo dire anche grazie alle parole dell'assessore, perché devo riconoscere che c'è all'interno del ragionamento che riguarda il commercio su area pubblica nell'area di San Lorenzo, mi consenta di dire, un salto di qualità. Si riapre un ragionamento che appartiene tutto alla politica. Io ho letto quello che c'è scritto sulla Nazione, mi sento di dire, noi abbiamo sempre sostenuto che non devono, non possono essere le aule di tribunale a decidere quale deve essere l'organizzazione della nostra città. A maggior ragione, diciamo, a maggior ragione sull'area di San Lorenzo. Molti di noi, ma anche devo riconoscere consiglieri comunali di maggioranza, hanno espresso alcune criticità rispetto al progetto di riorganizzazione, con sfaccettature e sfumature diverse. Tutti abbiamo tenuto però un obiettivo comune, che era quello della salvaguardia dei posti di lavoro. Abbiamo sempre detto che quegli 80 operatori sull'area di San Lorenzo dovevano conciliare la loro attività professionale facendo un salto di qualità nello svolgere la loro mansione professionale anche con le esigenze di tutela del territorio, di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei residenti. Questo era l'obiettivo che molti di noi consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione avevano. Io riconosco nelle sue parole questo obiettivo, il nuovo obiettivo della Giunta. Per questo, assessore, noi non possiamo altro che dire che siamo felici, felici dell'apertura di questo nuovo confronto, felici che vi sia all'interno della Giunta una sensibilità nuova politica rispetto alla riorganizzazione di quell'area, perché quell'area ha bisogno di tutele politiche e non di tutele giudiziarie. Su questo concordiamo, non può essere il TAR a scegliere dove devono andare gli ambulanti, ma deve essere la politica, tenendo insieme queste esigenze da un lato, tutela dei posti di lavoro, dall'altro valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e, come dire, anche riorganizzazione affinché i residenti e i commercianti hanno i banchi vivano una San Lorenzo diversa, perché credo che se noi riusciamo a fare questo obiettivo e riusciamo anche a riconoscere che gli ambulanti insieme ai residenti di San Lorenzo hanno avuto un pregio nel loro progetto di riorganizzazione, che queste cose stavano tutte insieme. Stavano tutte insieme anche valorizzando un obiettivo della Giunta, che era quello di liberare la facciata, quindi la Basilica di San Lorenzo, il dietro dell'elettrice palatina con l'ingresso alle Cappelle Medicee. Ecco, quel progetto teneva insieme tutte queste peculiarità. Ci fa piacere che l'amministrazione comunale, che quindi la Giunta, apra oggi un percorso nuovo, ripeto che è un percorso politico. Credo che con il nostro rallegramento vi sia anche il rallegramento di molti consiglieri di maggioranza che avevano visto quelle criticità non nella riorganizzazione ma nelle modalità e nella gestione delle riorganizzazioni. Quindi credo, come dire, grazie assessore per il lavoro che sta facendo e mi auguro che il più velocemente possibile anche le commissioni consiliari possano affiancarla in questo lavoro che, ripeto, non è un lavoro semplice ma è un lavoro per la città. Grazie. Grazie Stella.
Adesso la parola sulla domanda degli asili nido e scuole dell'infanzia al Comune di Firenze. L'assessore De Giorgi a rispondere a Grassi d'Esordio per dargli modo comunque di prepararsi. Vorrei anche dare l'ulteriore puntata del lavoro d'approfondimento. Luca Palandri dal cerimoniale mi ha detto che non solo la cittadinanza al Dalai Lama è stata approvata il 23 maggio del 94, ma è stata anche consegnata con lui presente nel Salone 500 il 15 maggio del 99. Quindi io direi a questo punto di fare questa mozione che testimoni la nostra solidarietà e la nostra vicinanza e nella commissione competente, guardo la Presidente Susanna Agostini, venga fatto un lavoro di sintesi fra tutte le varie forze politiche, in modo da mandargli un messaggio di solidarietà al nostro cittadino onorario da parte del Comune di Firenze. Ripeto, possiamo dire nostro cittadino onorario perché dal 99, ormai da 13 anni, lui stesso l'ha voluto consegnare. E questo, ecco, sulla funzione di Firenze, città operatrice di pace, rispetto all'affastellarsi dei comuni che votano o non votano, diciamo un bel segnale per la nostra amministrazione. E mi fa piacere che l'assessore Mattei mi guardi con questo incoraggiamento. La parola adesso all'assessore Rosa Maria De Giorgi. Allora, rispondo alla domanda d'attualità relativa alla situazione degli asili nido di Firenze e al discorso. Il discorso mi pare che sia anche allargato alla questione delle scuole, al processo di statalizzazione delle scuole dell'infanzia. Da parte di Tommaso Grassi e Ornella D'Esordio mi viene chiesto di sapere quale sia la linea di indirizzo dell'amministrazione e in che misura, fatto salvo la questione che Grassi naturalmente condivide le proteste che in questo momento ci sono. Dunque io ancora una volta, direi quasi per l'ennesima volta, dico quello che sta succedendo. Ormai da una decina d'anni il Comune di Firenze ha un sistema integrato fra strutture gestite direttamente con personale comunale e strutture che invece sono date in appalto oppure posti che vengono dati in convenzione. Quindi è una storia antica quella che stiamo continuando a raccontare e quindi direi che è anche una storia che parla di eccellenza da tanto tempo, parla di eccellenza all'interno dei nidi gestiti direttamente con personale comunale, parla di eccellenza all'interno dei nidi e delle strutture, centri gioco e via dicendo, gestite invece da personale delle cooperative sociali. Quindi che dire, noi quest'anno abbiamo aggiunto, e diciamo per il prossimo anno ci sarà un centro gioco che è la vera novità, diciamo, perché poi il nido Strigonella è quello che era già stato previsto di affidare in appalto l'anno scorso e che quest'anno correttamente verrà affidato in appalto. Quindi diciamo è un processo che si era avviato, che quest'anno ha previsto ancora un paio di strutture che vengono date in appalto. Diciamo che complessivamente non c'è nessun tipo di abbandono da parte del Comune di Firenze dei servizi alla prima infanzia, anzi c'è un'ulteriore valorizzazione
non è una storia nuova anche questa, la nostra città è tra le città italiane che viene considerata ad altissimo, una città d'eccellenza per quanto riguarda i servizi, che da molti anni sono gestiti in modo integrato, questo sono un po' noiosa ma lo ripeto, quindi da molti anni abbiamo questo tipo di esperienza. Certamente potremmo, quello che sostanzialmente... Prego, ancora 30 secondi. 30 secondi sono un po' pochi, ma insomma, diciamo che probabilmente i consiglieri, probabilmente gli educatori degli asili nido che andranno a fare il picnic in Piazza Signoria insieme ai genitori a cui vengono date informazioni che ritengo siano informazioni molto parziali, vorrebbero che noi assumessimo tutti. Allora, se noi dovessimo assumere tutte le persone che ci servono per gestire i nostri servizi all'infanzia, dovremmo assumere, lo dico all'assessore Petretto che è qui presente, dovremmo assumere circa 250-300 persone per garantire i servizi che abbiamo adesso e che invece vengono gestiti attraverso le cooperative sociali. Quindi io credo che ci sia necessità anche di avere un po' di senso della realtà e mi piacerebbe che anche in Consiglio Comunale coloro che siedono qui e che sanno benissimo quali siano le situazioni che gli enti locali stanno affrontando, ecco, mi piacerebbe che si dessero da parte. Da parte di questi consiglieri comunali mi piacerebbe che ci fosse un aiuto alle famiglie di questa città. Io credo che continuare a dire che i servizi del privato sociale siano servizi pessimi e di qualità inferiore sia una grande offesa sia alle persone che lavorano all'interno delle cooperative sociali e che danno un ottimo servizio al nostro comune, sia per quei genitori che molto serenamente mandano i bambini in questi servizi e che nelle nostre statistiche risultano essere molto soddisfatti del servizio che viene loro prestato. Grazie, vedo già pronto, grazie. Grazie Presidente, ringrazio anche l'assessore, anche se sinceramente temo che non abbia letto la domanda d'attualità, perché mi fa piacere che lei abbia voluto ribadire la linea politica dell'amministrazione. Non la condivido, questo ormai lo diceva lei, è notizia ormai assodata. Però le prime due domande che volevano entrare nel merito, dare le notizie il più possibile aggiornate e poter anche diffondere le notizie ora che le scuole sono finite e soprattutto dopo che sono passate le due settimane. L'ultima volta parlammo qui di scuole dell'infanzia e di asili nido fu il 4 di giugno con una nostra interrogazione mia e della collega De Zordo, in cui lei, soprattutto per quello che riguarda le scuole dell'infanzia, aveva dato delle garanzie per quanto riguardava gli orari e per quanto riguardava... Grazie, vorrei, siccome la Rosa Maria Di Giorgio mi sta facendo presente per motivi di tempo, lei ha risposto solo per i nidi, si attenga solo ai nidi, non parliamo di scuole dell'infanzia perché le domande di attualità... Io la domanda d'attualità l'avevo fatta su tutti e due i temi, ritengo che comunque Di attualità sono quelle, i tempi sono quelli. I tempi sono quelli, penso che invece di dire altre cose avrebbe potuto attenersi a quello che chiedeva... No, comunque detto questo mi concentrerò solo sulle, poi casomai con l'assessore recupereremo se è possibile una risposta per iscritto, anche se insomma mi avrebbe fatto piacere poterne dibattere. Allora, sugli asili nido la domanda testualmente, almeno così anche chi ci sente può ascoltarci, era quale sia attualmente la situazione degli asili nido per l'annualità 2012-2013 e su questo ci ha confermato l'esternalizzazione dell'asilo Strigonella e se non mi sbaglio anche il Fortino. Quindi su questo c'era la questione e viste le domande pervenute quale sarà l'organizzazione per la prossima annualità. Su questo mi permetto di dire, non ha risposto, nel senso di dire
mi sarei aspettato, visto che fino a qualche settimana fa si sapeva che erano molto meno le domande, e su questo qualche riferimento in fatto di dire quante saranno le persone in lista d'attesa, se ci saranno se gli asili nido ne avremo troppi, ne avremo troppo pochi o altro. Quindi su questo mi fa piacere. Mi soffermo in maniera finale su tre elementi che mi hanno dato particolarmente noia. Sulle informazioni parziali, mi permetto di dire, richiamo un po' in causa, ma come esempio quello sulle scuole dell'infanzia. L'informazione parziale era quella che è stata data dal Comune di Firenze nel momento delle iscrizioni, delle preiscrizioni o delle conferme, in cui mancava completamente la notizia che il Comune di Firenze aveva richiesto allo Stato della statalizzazione di 16 sezioni. Sulle 250-300 persone che lei ha detto, assessore, che dovrebbero essere assunte, non è obbligatorio farlo tutto in un anno. Potremmo invertire la rotta, potremmo almeno bloccarsi su quello che riguarda le esternalizzazioni. Quello che noi invece vediamo è un continuo ricorso alle esternalizzazioni, e se non ho fatto male i conti, dall'inizio di questo mandato si sono già esternalizzate più di 7 strutture. Concludo, e quindi rispetto alle 5 persone previste per le assunzioni nel 2012-2013 potrebbe essere fatto qualcosa di più, ed è questo quello che noi chiediamo. Per quanto riguarda l'offesa sui lavoratori, io non credo che quella sia mai stata fatta dalla nostra parte. Quello che noi ribadiamo in tutte le occasioni è che di fronte ad un lavoratore che al comune costa meno, perché il lavoratore dipendente comunale costa meno impegnato negli asili nido di 3 euro, sono dati forniti dall'amministrazione comunale, e recepisce una paga oraria di quasi il doppio rispetto a quello che viene pagato dalla cooperativa, prendendo, ripeto, la cooperativa piglia almeno quanto costa al Comune di Firenze il lavoratore, noi crediamo che lavorare a metà del costo sia questo il problema, non per gli educatori che sono altamente professionali. 10 secondi. Finisco la frase. A metà del costo nelle cooperative credo che si lavori peggio dal punto di vista proprio delle condizioni lavorative, del precariato e soprattutto del sottopaga. Non capiamo perché, se il costo al comune deve essere lo stesso, debba essere data alla cooperativa il 50% e debba la cooperativa poi pagare il 50% il lavoratore. Questo non lo comprendiamo. Grazie. Grazie a lei. A questo punto andiamo sulla Fiat condannata per discriminazione, proponente Collisei. Già, c'era la comunicazione esito gara ATAF, anzi un momento molto importante perché l'assessore Mattei potrà così comunicare ufficialmente al Consiglio l'esito dell'importante. È dispensato anche da metterci a già. Sì. Il rispetto verso le istituzioni vale un po' di sudore. Credo che sia importante oggi fare una comunicazione che, premetto, durerà più di 5 minuti. Sulla giudicazione di quella che veniva chiamata privatizzazione dell'ATAF. Prima di questo però permettetemi di fare un breve excursus su quella che è stata l'ATAF almeno dal 2001 al 2009 e dal 2009 al 2011, perché la situazione di ATAF negli ultimi 2-3 anni è cambiata radicalmente rispetto a prima. Io non do un giudizio di merito, perché sarebbe forse anche inopportuno, però mi attengo a delle cifre che adesso andrò a elencarvi prima di entrare nel merito della gara. Quando nel 2009 con la nostra amministrazione abbiamo preso, fra virgolette, in mano le redini di ATAF, questa era la situazione. 1.440 dipendenti,
62 milioni di costi del personale su 94 milioni di costi totali. Sapete che in un'azienda, anche un'azienda di servizi, quando si supera comunque il 52-53% dei costi per il personale, qualche problema c'è. E c'erano 28 milioni di incassi da biglietti e da abbonamenti. E ancora, nessuna infoutenza o paline o pensiline particolarmente moderne. Avevamo 140 pensiline vecchie che nella maggior parte erano in condizioni di decoro abbastanza fatiscenti. Nessuna vendita online di biglietti o abbonamenti. 62 autobus Euro Zero ancora circolanti, e tra questi 43 erano quei lombriconi arancioni, chiamati lombriconi dall'ironia dei fiorentini, da 18 metri, che tanti problemi portavano alla nostra mobilità e anche alla sicurezza. Il biglietto da 1,20 euro aveva una durata da 70 minuti. Le linee dei bussini, che sono state comunque un grandissimo successo, non facevano servizio la domenica. Avevamo 24 verificatori dei biglietti e era vietato, con secondo me un atteggiamento che cozzava con un'attenzione verso chi investe sul nostro futuro, era vietato salire a bordo con i passeggini. Nessun biglietto integrato con museo ed altro esisteva in ATAF. Avevamo anche 2 milioni e mezzo di euro di straordinari e 440 mila euro di consulenze. Do anche dei dati su, dal 2001 al 2009, di consulenze, 440 mila euro. Avevamo anche, per darvi dei dati dal 2001 al 2009, perso 42 milioni di euro. Avevamo cambiato 5 direttori generali, 6 CDA diversi e, per darvi il dato del 2004, il CDA costava 246 mila euro. La situazione attuale, che comunque per certi aspetti abbiamo messo a gara, è questa. 1245 dipendenti, 130 prepensionamenti con scivolo concordato, non c'è stata un'ora di sciopero su i prepensionamenti con scivolo concordato. Sfido qualsiasi altra azienda che ha messo in scivolo più del 10% del proprio parco dipendenti a non aver avuto un'ora di sciopero su questa motivazione. 57 milioni di costo del personale su 90 totali, quindi la situazione è un po' diversa. 31 milioni di incassi da vendita di biglietti e abbonamento, con un incremento notevole, forse dovuto anche ai tanti verificatori in più. 71 pannelli e sottopensiline e 35 paline informative. 133 pensiline nuove, ogni inaugurazione, devo dire, è un successo, perché i cittadini vedono anche da questa attenzione verso di loro quanto è cambiato il servizio. Vendita online di biglietti e abbonamenti, ticket con SMS, che è stato uno dei più biglietto di euro 1,20 di durata portato a 90 minuti invece che a 70. Nessun autobus Euro Zero circolante.
solo 6 bus Euro 1 e 52 autobus nuovi. Nessun 18 metri circolanti, in ombriconi non li vedete più. Linea dei bussini aumentata di 2 ore dalle 7 alle 21 e attualmente in uso anche la domenica. 66 verificatori, verifica notturna e festiva con agenti a bordo dei titoli di viaggio, salita consentita a passeggini, biglietto integrato con tram extraurbano, treno regionale nelle stazioni metropolitane con Firenze parcheggi. 2010, bilancio inutile di 9.702 euro, non sarà tanto ma è qualcosa, e ancora utile di 25.412 nel 2011. Costo del CDA nel 2011, 98.000 euro contro i 240.000 del 2004, stesso CDA e direttore generale in questo triennio. Questa è la situazione di ATAF adesso, sono numeri incontrovertibili, in un'epoca, ricordo, tra l'altro di grandissimo taglio al TPL, dove sicuramente qualche utente ha avuto un servizio, soprattutto sulle linee deboli, che gli è peggiorato, ma che con uno sforzo continuo di dialogo e di incontro ha fatto sì che tutti noi, chi più che meno, chi ha responsabilità sull'azienda, a cominciare dal presidente per arrivare anche all'assessore, si confrontasse con i cittadini per trovare eventualmente soluzioni. Passiamo alla gara. L'ATI, composta da Busitalia, Sitanord, capofila, Cooperativa Autotrasporti Pratese, società cooperativa, per abbreviarla la CAP, tanto per capirsi, e Autoguidovie S.P.A. Milano, ha vinto la gara per la cessione di ATAF Gestioni, ramo TPL di ATAF S.P.A. L'ATI ha presentato un'offerta economica di 18 milioni e 900 mila euro rispetto a una base d'asta di 12 milioni,4 milioni di euro, cioè praticamente un 30-35% in più della base d'asta che noi avevamo richiesto per l'acquisto del ramo TPL di ATAF S.P.A., ATAF Gestione S.R.L. e di tutte le partecipate detenute da ATAF, eccetto naturalmente quelle detenute in tram di Firenze e Firenze Parcheggi. L'ATI ha garantito quindi un sovrapprezzo di 6,5 milioni per il ramo TPL di ATAF S.P.A. e la partecipazione in linea, mentre l'offerta per le altre partecipazioni societarie è stata in linea con le basi d'aste. All'ATI passano quindi ATAF Gestioni e le partecipazioni detenute da ATAF S.P.A., ovvero ATAF Linea Scarle per il 77%, quasi il 78%, Opitec per il 16%, Firenze Sightseeing per il 60%, la Ferroviaria Italiana 4,16%, Siger l'intera totalità del pacchetto azionario, T-Forma 2,98%, Imago 58% e usufrutto del 49% delle azioni di GEST. Oltre al rialzo economico di base d'asta, altro punto qualificante dell'offerta presentata dall'ATI è un ulteriore investimento sul parco auto circolante nel nostro comune. Infatti è stata presentata nell'offerta una proposta per l'acquisto di 135 mezzi nuovi, ripeto, 135 mezzi nuovi, nei prossimi 3 anni. Questo farà sì che Firenze avrà il più giovane parco circolante di tutta la Toscana. Prima delle aperture delle buste, con le offerte tecniche ed economiche, la commissione di gara ha verificato il reale possesso dei requisiti richiesti dal bando,
tra i quali 270 milioni di euro di fatturato globale e 240 milioni di fatturato specifico nell'ultimo triennio. Una flotta di almeno 400 bus, almeno 400 chilometri fatti nell'ultimo triennio e 20 milioni di capitale sociale interamente versato. Erano sei, come immagino avete saputo, le aziende che avevano presentato offerte in fase di prequalifica. Le ridico: Gruppo Torinese Trasporti, GTT Torino, Umbria TPL Mobilità SPA di Perugia, ATI, quella che... ATI, Frabus Italia Sita Nord, TPR SPA di Bologna, SIA SPA di Brescia, controllato dagli inglesi di Deutsche Bahn, Autolinee Toscane SPA di Borgo San Lorenzo, controllato da RATP. Le offerte vincolanti erano invece pervenute entro il termine dello scorso 8 giugno da parte di Autolinee Toscane e dell'ATI, che oggi è risultata vincitrice. Devo dire che al di là del diluvio di numeri che vi ho dato, emerge una soddisfazione. Credo che stare attenti per voi su certe dinamiche sia difficile. Mi dispiace, magari poi posso passare e posso rispiegarvelo. Lo faccio più che volentieri. E devo dire che abbiamo tenuto conto anche di tante preoccupazioni che c'erano all'interno delle aziende. Perché guardate, chi come me in questi ultimi mesi ha incontrato i sindaci i soci di ATAF, ha incontrato le delegazioni sindacali ed ha incontrato in tanti momenti i lavoratori, ha sempre tenuto fermo un punto, che il grande patrimonio che c'era in ATAF di valori, di lotte, perché no, quando ci sono state ed erano giuste, e di esperienze non poteva essere perso. Ed è tenendo conto vabbè 10 secondi, io 10 minuti vado avanti, posso andare avanti ab libitum, ma... 10 secondi, dai. Ed è veramente tenendo conto di tutto questo che, non a cuor leggero, perché sarebbe stato inopportuno, si è arrivati a fare un atto importante come quello che è stato messo a gara. È stato qualcosa di difficile, qualcosa di politicamente impattante per tanti di noi, anche a livello ideologico, a livello emotivo, ma è una scelta che tutti noi rivendichiamo e che, devo dire, visti i risultati e visto soprattutto quanto è stato offerto e la serietà di chi adesso ha il nuovo pacchetto azionario di ATAF, credo che meglio di così non potevamo fare e che tutta Firenze adesso deve, al di là di alcune considerazioni che poi spiegheranno pubblicamente in separata serie alcuni consiglieri del centrodestra, ed è importante sapere che i fiorentini, che avevano un'azienda sicuramente adeguata a tempi ma che tutti gli anni perdeva soldi, adesso avranno un altro tipo di azienda che sicuramente, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, avrà ancora una funzione pubblica, ma che almeno nella proprietà avrà tutt'altra funzione. Ora Stefania Collisei sulla Fiat condannata per discriminazione. È prevista una comunicazione? No, la comunicazione della Giunta quando è scritta come tale. Però così diventa la possibilità di fare dibattito, parlare, ho fatto una comunicazione di un quarto d'ora, se no allora anche noi dobbiamo cambiare le regole per noi. Capite? Ma noi abbiamo 3 minuti, abbiamo 3 minuti, non è che abbiamo un quarto d'ora. No, il regolamento è chiarissimo, non essendo scritto, essendo una delle comunicazioni, non essendo una comunicazione prevista dalla conferenza dei capigruppo dove si scrive comunicazione dell'assessore Mattei sull'ordine del giorno,
è una comunicazione come quella dei consiglieri. Io naturalmente mi rimetto alla volontà dei capigruppo, se si vuole aprire il dibattito. Io, se si tratta di fare un intervento di 3 minuti, sono anche per farglielo fare, però poi se si tratta di aprire, cosa, vedo scuotere la testa, scuola, e allora... Parola alla scuola. No, deve essere esplicita. Ma scusa, ma tu oggi hai elementi per discutere, quando ti sono stati dati. Io vorrei prima acquisire gli elementi, dopo discutere. Cioè, mi sbaglio, scusa Massimo. Cioè, se mi danno... Io dico come la penso. Io non ho detto che non voglio aprire la discussione. Allora, noi io direi questo. Oggi ci fermiamo qui perché finora abbiamo usato questa prassi. Però la prossima riunione di capigruppo, su questo punto, siccome è tutta una questione di prassi, perché effettivamente mi faceva notare Jacopo che non è scritto da nessuna parte che nelle comunicazioni e domande di attualità possano intervenire anche gli assessori, perché queste sarebbero comunicazioni e domande di attualità dei consiglieri. Ora, se è invalsa questa prassi in cui intervengono gli assessori e poi gli assessori non, sulle loro comunicazioni non c'è dibattito. Io direi questa cosa di chiarirla per bene nella conferenza del capigruppo prossima, in modo da... No, io farei, perché ora c'è una prassi, io non me la sento di chiudere. Però nella prossima riunione lo chiudiamo. E sarà fatto... No, su questo è da 3 anni e quindi non posso. Lo vedo, quindi io, finché noi non lo precisiamo nell'ordine del giorno, che c'è la relazione di Mattei sull'ATAF, la parola non la do. Vai, allora, Stefania Collesei, nel frattempo se mi si dice che c'è il regolamento, venite qui e me lo fate vedere. Stefania, vai. Se qualcuno mi ricomincia il tempo, perché io non ho capito, 2 volte mi è stata data la parola, tolto il tempo, vorrei lo 0. Presidente o vicepresidente, vorrei lo 0 per poter cominciare la comunicazione. Roberto? Lo 0? Oh, cosa dai? No, però di volte se me la danno non mi ho più il tempo. Con la mia. Allora, 2 volte mi danno la parola. C'era una mozione d'ordine di scuola. Perché intanto sono sparita dagli interventi, scusami. Scuola per mozione d'ordine. Scusami. Grazie Presidente. Come ho già detto prima, sarebbe opportuno acquisire gli elementi che oggi l'assessore Mattei ci ha dato. E dopo aprire una discussione, perché sulla base di quello che si è scritto può avvenire una discussione che non è a largo raggio e che potrebbe essere condizionante. Quindi io chiedo che l'assessore ci fornisca quello che oggi ha detto e ha letto qui in aula e successivamente si può aprire anche un dibattito dopo che avremo discusso alla conferenza dei capigruppo. Uno favorevole o uno contrario? Quale sarebbe il punto del regolamento? Prego, Still. Grazie Presidente. Al di là che c'è già stata una prassi in questo senso, perché altri assessori hanno iscritto la propria comunicazione alle comunicazioni che sono riservate ai consiglieri comunali, ma l'articolo 65 è chiaro, perché se no non si capirebbe qual è il senso della mozione, della comunicazione dell'assessore Mattei.
perché se non fosse stata d'urgenza avrebbe potuta inserirla all'interno dell'ordine del giorno, essendo molto probabilmente una comunicazione d'urgenza, rientra. Sull'articolo 65 al comma 2 rientra. Però io voglio dire anche un'altra cosa, che se questo Consiglio Comunale oggi, il quale alcune volte può anche fare a meno di riunirsi, non parla di ATAF, di cosa si parla? Cioè, il senso è successa una cosa, dopo una discussione lunga, tormentata, che ha portato su posizioni diverse, epicale per questa città, perché si vende un'azienda partecipata, oggi l'assessore Mattei, privo di delega, perché non è materia sua e competenza sua, perché sulla vendita di ATAF la competenza è dell'assessore alle società partecipate, fa una comunicazione e vorrebbe che i consiglieri comunali non prendessero nemmeno la parola per replicare. Ora, davvero Presidente, io non voglio farne una questione regolamentare, ma perlomeno una questione di buonsenso. E niente ha attinenza rispetto a quello che ha detto l'assessore sui numeri. Noi vogliamo fare un ragionamento che è numerico e politico. Chiediamo alla Presidenza di consentircelo di fare. Oggi no, perché il regolamento sotto questo aspetto è chiaro, nel senso che noi abbiamo l'articolo 51 del regolamento che parla dell'ordine del giorno e l'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni, così viene detto testualmente. Punto, approvazione dei verbali e le sedute precedenti. Secondo, comunicazioni del Presidente, comunicazioni dei consiglieri e domande di attualità. E qui... poi terzo, comunicazioni al sindaco, suo delegato, interrogazioni e interpellanze. Allora, noi abbiamo finora interpretato il secondo punto mettendo insieme non solo le comunicazioni del Presidente, comunicazioni ai consiglieri e domande di attualità, ma anche le comunicazioni chieste dal sindaco o suo delegato. Probabilmente abbiamo sbagliato in questo, perché c'è la fattispecie specifica delle comunicazioni del sindaco suo delegato, terzo punto dell'ordine del giorno, noi siamo ancora al secondo punto dell'ordine del giorno, nel quale si prevede che il sindaco suo delegato possano richiedere al Presidente del Consiglio e fare comunicazione al Consiglio, in tal caso il Presidente rende nota al Consiglio la richiesta del sindaco, precisando oggetto della comunicazione, sulle comunicazioni è consentito a un oratore di ciascun gruppo di intervenire nel merito per non più di 5 minuti ciascuno. Quindi se tutto questo naturalmente richiesto, come si dice, rende nota al Consiglio con cosa? Con la conferenza dei capigruppo. Noi quindi abbiamo fatto intervenire Mattei, come spesso faccio intervenire gli assessori, con proprie comunicazioni, quindi non le comunicazioni fatte sulla base della delega del sindaco, con proprie comunicazioni. Mattei oggi ha fatto questa comunicazione. In realtà è una prassi che si è consolidata in modo sbagliato. Io quando gli assessori mi chiedono di intervenire per semplice comunicazione dovrei sottoporlo alla conferenza dei capigruppo e poi fare l'argomento. Ma è l'articolo 51, vede Stella, è l'articolo 51 che le rende diverse dallo spazio relativo alle domande di attualità. E qui è chiarissimo. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni. Qui siamo nella sezione terza. Comunque per 3 anni ho usato un metodo. Mi consenta, se vogliamo usare il metodo a lei proposto, ne sono anche disponibile di usare un'altra interpretazione, però passiamo dalla riunione dei capigruppo e dalla prossima volta io nego agli assessori di potersi inserire nelle domande di attualità e come terzo capitolo gli può fare la comunicazione dando la parola ai singoli gruppi. No, si è esaurito, guardi quante domande ci sono, Stella, guardi quante ce n'è. 4. Sabatini, Dormentoni, Grassi, con le 6 siamo, vabbè, 3. Con la 6, con la sua 4. 4. Quando
No, non c'è una questione, c'è un metodo da darsi. Se per tre anni abbiamo tutti condiviso un metodo, oggi si vuole cambiare, mi consenta, lo possiamo anche fare, ma lo decisiamo nella commissione capigruppo, nella conferenza capigruppo, e dalla prossima volta usiamo un metodo diverso. Vai, mozione d'ordine, grazie. Grazie Presidente. Per sottolineare tre elementi, siamo in un momento in cui gli errori si sommano l'uno sugli altri, perché, come parlava poco fa anche il capogruppo Stella, io mi sono un po' sorpreso che dopo qualche mese che ho sentito l'assessore Mattei lamentarsi perché doveva rispondere alle domande d'attualità e alle interrogazioni sul tema di ATAF e sulla gara comunale per la privatizzazione di ATAF, oggi scopriamo che... Mi propongo la mozione d'ordine. Arrivo, Presidente. Se mi fa concludere senza... No, mi propongo la mozione d'ordine, se vuole la tolgo la parola. No, Presidente, se vuole che io... Una mozione d'ordine deve essere inserita un attimo in un contesto. Sono partito a dire che ci sono alcuni errori. Se vuole glieli enuncio. Anche sulla, come ha ammesso lei, errori che da tre anni portiamo avanti, accettando di inserire comunicazioni di assessori all'interno di una sessione che non è competente per quanto riguarda le comunicazioni degli assessori. Fatto sta che ci sono stati alcuni errori da parte della gestione, da parte del Consiglio stesso, del Consiglio Massimo. Ma se non mi prospettare la mozione d'ordine o no? Gliela sto prospettando, io ho ancora un minuto e 54, quindi sto arrivando a prospettare. Altrimenti la tolgo per inammissibilità, perché lei sta parlando senza prospettare la mozione d'ordine. Me la proponga. Allora, la proposta, visto che non si può aspettare, la questione va risolta oggi, io chiedo che venga messa in votazione, quindi senza, con un intervento a favore e uno contrario, la richiesta di dare la possibilità di aprire la discussione come mozione d'ordine sulla comunicazione dell'assessore Mattei, proprio perché c'è stato, e qui posso permettermi di dire, alcuni errori che si sono sommati, e quindi prima di dover rinviare la decisione alla conferenza capigruppo, e comunque sia posticiperebbe al prossimo consiglio, abbiamo questo strumento della possibilità come consiglio comunale legittimamente di scegliere di mettere al voto. Quindi la mia richiesta è quella che tutti i consiglieri che vogliano discutere possano discuterle per tre minuti intervenendo come è normale, come si è fatto per ora per prassi. Oggi non è stato più possibile farlo, quindi chiedo al Presidente, all'Ufficio Presidenza, di mettere in votazione questo. Se non è abbastanza chiaro, sottolineo: mozione per discutere tre minuti per intervento per ogni consigliere libero sulla comunicazione dell'assessore Mattei sul tema della privatizzazione di ATAF. Questa credo di essere stato abbastanza chiaro sul precisare qual è la mia mozione d'ordine. E chiedo naturalmente di metterla in votazione immediatamente, Presidente. Presidente, ha compreso? Presidente, volevo sapere se aveva compreso bene la mia mozione d'ordine. Vabbè, io ho concluso. Chiedo che venga messa in votazione. È una mozione d'ordine, quindi mettiamo in votazione la mozione d'ordine Grassi. Se i sì saranno prevalenti sulla comunicazione dell'assessore Mattei, ci sarà il dibattito. Se i no saranno prevalenti, per questa seduta non si commenterà la comunicazione di Mattei. Dalla prossima seduta comunque noi affronteremo la questione in conferenza dei capigruppo e prenderemo una decisione su una prassi orientata a questo. Allora,
Allora, sono due le mozioni d'ordine. La prima è la mozione scuola, perché io non avevo colto che si trattava di una mozione d'ordine, ma solo di un ragionamento. La mozione scuola prevede che si vada in conferenza dei capigruppo e comunque vi sia la prossima settimana un dibattito su quello che è la comunicazione dell'assessore Mattei sull'ATAF. Allora, io metto ai voti la mozione scuola. Ripeto, chi vota sì, vota per poter avere un dibattito la settimana prossima su quanto ha detto l'assessore Mattei. Chi vota no, al contrario. Allora, scrutatori sono Bassi, Pezza e Tenerani. Allora, ripeto, la mozione scuola, che è una mozione che prevede di sviluppare il dibattito sulla comunicazione di Mattei lunedì prossimo. Sì. Sta votando la mozione scuola, invito tutti i presenti a esprimersi al voto. Presenti 29, votanti 28, favorevoli 10, contrari 17, un astenuto, un non voto. Quindi la mozione scuola è respinta. Ora si vota la mozione Grassi. La mozione Grassi, che è quella che chiede che il voto venga fatto oggi. La discussione venga fatta oggi. Prego, si vota. Sì, è vero, la parola ce l'hai. Non per contrarietà a quello che chiede Tommaso Grassi, ma visto che io devo esprimere anche il mio di ruolo in presidenza, evidentemente, io non credo che se nemmeno si debba votare questo, perché vorrei fare chiaro a tutti, quello lei ha detto su questo discorso è una prassi, è capitata in alcune occasioni qua, quella di una comunicazione di un assessore non iscritto all'ordine del giorno e poi è stata fatta. Ora è chiaro se è una comunicazione in termini di informazione molto semplice, un'informazione che recepisce il Consiglio, non lo è quella di oggi, come diceva il collega Sabatini. Per questo io richiamo semplicemente anche questa Assemblea a leggersi tutti quanti il regolamento e a vedere che comunicazione del Sindaco parla esplicitamente e del caso in cui sia iscritta all'ordine del giorno e del caso in cui non lo sia, in cui c'è scritto che in questi casi sulle comunicazioni di sindaco è consentito a un oratore per ciascun gruppo intervenire nel merito per non più di 5 minuti. Quindi io non la voto, non perché non sono d'accordo con Tommaso Grassi, ma perché ritrovo e non sia il caso nemmeno di votarla. No, ma io la richiamo perché a precisare quello che viene messo in votazione. Consigliere Scellai, la richiamo a un'interpretazione palese. Non può leggermi solo l'articolo 65. L'articolo 65 che lei ha letto ha un titolo ben preciso che è nella parola comunicazioni del sindaco e che si rifà nello stesso identico titolo all'articolo 51 dal titolo ordine del giorno, dove la parola comunicazioni del sindaco, che è sviluppata nell'articolo 65, è messa nel terzo dei capitoli in cui si snoda l'ordine del giorno. Noi siamo in questo momento nel secondo dei titoli. È evidente che il secondo dei titoli ha approfittato di una prassi che è valsa per 3 anni. Questa prassi vedeva gli assessori comunicare come i consiglieri. Probabilmente è una prassi sbagliata, non la dovremo più fare. Dovremo dire che quando gli assessori comunicano, comunicano nel contesto del terzo titolo, come prevede letteralmente l'ordine del giorno. Ma in questo caso è una prassi
che io mi permettevo di chiedere potesse essere valutata dalla conferenza capigruppo. Comunque, per evitare tanta confusione, in questo momento ci sono quattro iscritti a parlare, la parola a Sabatini sulla comunicazione di Mattei. Questo perché del resto sull'ordine del giorno, sulla mozione d'ordine richiesta da Scola, c'è stato un voto contrario e quindi ne è conseguente. Prego Sabatini, intervenga sull'argomento. Grazie Presidente. Allora, io ho ascoltato la comunicazione dell'assessore Mattei, purtroppo ne ho perso l'inizio. No, no, parlo, perché mi ascolti. Aspetta. Grazie. Ne ho perso l'inizio, non so se in quelle battute iniziali ha detto quello che sto per ricordare io, probabilmente sì, ma se non l'ha detto, comunque faccio presente che il mio punto di vista, il punto di vista del gruppo si basa su questo. L'assessore Mattei ha dato una lettura dell'esito di questa vendita, tutta positiva per la città, e in questo non siamo concordi, perché non è tutta positiva per la città, e di questa vendita dobbiamo risalire all'origine, ai momenti in cui nel Consiglio Comunale e nelle commissioni se ne è iniziato a discutere, perché il fatto più importante di questa gara è la differenza fra il valore del bando di gara e il valore a cui questa si è venduta. C'è una differenza di un terzo, una valutazione data originaria di 2/3 e un risultato finale di 3/3, la distanza che c'è fra i 12 milioni e mezzo e i 19 milioni circa, 18,9 per la precisione, a cui c'è stata la conclusione. Sulla valutazione si è discusso tanto in commissione e qui in consiglio e nei comunicati, andateli un po' a rileggere. Quando si decide una cessione, la valutazione e la decisione del valore, certo, ma infatti io mi aspettavo un intervento dell'assessore Petretto sul tema, e questa differenza così forte fa da dimostrazione che l'ostacolo che ha fatto l'opposizione al definire un valore così basso, perché era questo che abbiamo detto fin dalla prima commissione al Presidente Bonaccorsi, quando è venuto e parlava di 60-40, 60%, 40%, un parametro che è poi scomparso dalla discussione e che non è stato nemmeno messo nella gara, si è parlato di altro. Quindi se avevamo un bene da noi valutato a 12,5, che poi è stato valutato da chi l'ha acquistato 18,9, ed era l'unica offerta di cui si è avuto cognizione, quindi immaginiamoci cosa poteva esserci nelle altre o nella testa di... Pochi secondi. Confusione. Ecco, in questo non diciamo che è tutto bene per la città, perché forse se la valutavamo 18,9 in partenza, forse la città ne riceveva 24, 25, 26, 27, perché quando fai un bando di gara a X e chi la compra offre X più un terzo, che è un 33% in più, fa pensare e parecchio. Grazie. Grazie, Dormentoni. Sì, grazie. Presidente, volevo ringraziare l'assessore Mattei perché ci ha offerto un quadro completo e una informativa tempestiva rispetto agli ultimi sviluppi su questo passaggio cruciale, cioè la conclusione della gara per la proprietà di ATAF Gestioni, per la vendita della proprietà di ATAF Gestioni. Quindi ha fatto bene l'assessore ad inquadrare questi ultimi sviluppi in un contesto più completo, che è quello della conduzione e degli sviluppi che ha avuto la gestione di ATAF negli ultimi anni. Condivido
e valuto positivamente il fatto che in questi anni si sia davvero ottenuto dei risultati positivi in relazione ad alcune politiche, ad alcuni servizi, ad alcuni settori. In particolare sono importanti i dati che ricordava l'assessore in relazione al recupero dell'evasione fatto tramite una serie di incrementi sui controlli e modalità di controllo appunto sui servizi bus, un recupero importante che è anche un recupero non solo economico ma anche come dire che ha un significato civico e quasi culturale direi, così come è stata importante l'opera relativa alle infrastrutture e ai servizi informativi, quindi si parla in particolare delle paline e delle pensiline. Che tra l'altro ricordiamo è una cosa che resterà pubblica, resterà dell'ATAF dei comuni e questa è una cosa importante. Condivido meno e vorrei che si potesse approfondire meglio invece una parte che faceva l'assessore relativa ai bilanci, perché noi sappiamo che il bilancio 2010 di ATAF è risultato praticamente in pareggio soltanto grazie ad un paio di importanti entrate straordinarie che sono state relative al contenzioso con la provincia e se non sbaglio con l'erario o comunque con un organismo statale, così come mi sembra strano se non dovuto ad una ulteriore entrata straordinaria un eventuale pareggio di bilancio 2011 che comunque ancora non è stato certificato se non sbaglio perché non ancora esiste il bilancio consuntivo 2011. Questa penso sia un'operazione di approfondimento e di verità da fare meglio anche in questa sede, perché se ci sono dei... Prego. Sì, grazie Presidente, velocissimamente. Se ci sono dei problemi, come si dice, da tempo strutturali di perdita nella gestione aziendale, non si può poi rivendicare il fatto che si è portato il bilancio in pareggio, perché questo bilancio in pareggio non è strutturale ma è occasionale. Noi vogliamo monitorare però prima di tutto le garanzie per i lavoratori e quindi vorremmo che in questo Consiglio nelle prossime settimane si torni a parlare di questo per vedere come lo sviluppo dello Stato nella buona società, ATAF SPA, ATAF Gestioni e nel affidamento definitivo al nuovo proprietario avvenga la certezza della garanzia del posto di lavoro, della condizione di lavoro per tutti i lavoratori attualmente presenti in ATAF o verranno messi su ATAF Gestioni SRL. Dopo il passato, relativa a questa offerta, è naturale che ci siano quando si offre il 50% in più rispetto alla base d'asta. Fra l'altro sono state le dichiarazioni del sindaco che parlavano di un'offerta più vantaggiosa, quando a me risulta che sia l'unica offerta che è stata aperta, perché altre offerte non sono state aperte, non dovrebbero essere state aperte. E inoltre la perplessità arriva dal fatto che l'attesa rispetto alla futura conduzione ci sarà da parte della nuova proposta, nel momento in cui vediamo che l'amministratore delegato di Auto Rodovie e da poco anche l'amministratore delegato di Bus Italia Lombardo, che procede tramite politiche di massima esternalizzazione di tutti i servizi che non siano la diretta conduzione degli autobus e altre cose. Ecco, su questo però questo non è più a medio periodo, non è negato, vorremmo anche capire però quelle che saranno le scelte della nuova proprietà. Colesei, non posso darle la parola perché ha parlato Dormentoni, in quel punto parla un intervento per gruppo. L'articolo 65 del regolamento parla di un intervento per gruppo, me lo confermi? Grazie. Grazie, non c'è. Stella. Grazie Presidente, mi sento di dire non grazie all'assessore perché
se avesse voluto un dibattito in Consiglio Comunale avrebbe seguito la prassi e certamente non avrebbe chiesto di scrivere la propria comunicazione nelle comunicazioni dei consiglieri. Ma non voglio prenderla come un escamotage per non fare questa discussione e mi unisco alla richiesta del consigliere, del critico consigliere Dormentoni, che vi sia al più presto possibile una discussione su ATAF in Consiglio Comunale per dare la possibilità a tanti, penso alla consigliera Collesei, che non hanno avuto oggi la possibilità di parlare e che invece potrebbero portare un contributo prezioso alla discussione in Consiglio Comunale. Vede, assessore, noi abbiamo sempre sostenuto una cosa e noi non possiamo essere culturalmente contrari alle privatizzazioni. Questo le risulta, ma d'altronde anche lei, evidente. Ma siamo stati, saremo contrari a questa privatizzazione, per come è stata condotta, per cosa, a cosa ha portato. Basti vedere come cosa è successo. Si è aperto soltanto nel bando di gara una busta, due sono state le buste escluse, il prezzo di vendita di ATAF è un prezzo che, come dire, perlomeno discutibile, almeno vediamo le altre buste quanto avrebbero offerto. Abbiamo sempre detto che serve a Firenze qualcosa di diverso, un sistema di trasporto pubblico integrato, che ATAF così com'era non poteva più andare avanti. Le voglio ricordare, ma lei lo sa benissimo, che la perdita di ATAF è una perdita che negli ultimi 4 anni ha portato 34 milioni di euro di perdita. E dall'altra parte cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto un aumento del biglietto del trasporto pubblico. Questo per dire, nei pochi minuti che ci sono rimasti, caro assessore, che la risposta molto probabilmente se l'è data lei. Perché se i numeri sono quelli che ci ha detto lei, se la prospettiva dell'azienda è quella che ci ha detto lei, se il risanamento aziendale è quello che ci ha detto lei, se i lavoratori sono diminuiti come ci ha detto lei, se l'azienda è un'azienda eccellente come ci ha raccontato lei, la domanda è perché venderla. Ma forse, non essendo materia sua, ma più materia di assessori alle società partecipate al bilancio, era meglio che l'assessore Petretto, come dire, avrebbe fatto questa comunicazione. Ma nella sua, come dire, enunciazione di tutta la bellezza di questa società partecipata, di come funziona bene, lei ci ha dato anche la risposta. Ci ha detto, certo, abbiamo scelto di venderla perché? Perché prima era una società che produceva debiti, ma che funzionava bene per il servizio ai cittadini. L'abbiamo venduta perché oggi avremo con i privati un'azienda che farà bene lo stesso servizio, ma che avrà i conti in utile. Ecco, assessore, io voglio ricordarle che sono oltre 20 anni che governate questa città, che esprimete il presidente del consiglio di amministrazione di ATAF, che avete la responsabilità di detenere la maggioranza all'interno di quella società. Se c'è un responsabile, questa è la maggioranza che amministra questa città, la soluzione l'avete trovata, ve la siete date da soli: vendere a qualcuno più bravo di voi. Grazie. Grazie a lei, grazie. Grazie Presidente. Io vorrei, oltre che esprimere e confermare quella che è la nostra contrarietà alla privatizzazione, al processo, ma che non è tema da riaffrontare oggi, perché oggi l'assessore Mattei, nella nuova formula di assessore fino in fondo delegata alla privatizzazione di ATAF, ha praticamente enunciato, ha elencato, e alcuni degli elementi, forse con i numeri, forse poco si apprezzano, poco si analizzano, e forse è stata anche una tecnica di cui naturalmente sappiamo bene l'assessore Mattei essere particolarmente bravo, ovvero quella di darci grandi numeri, di farci grandi confronti, senza poi entrare in ogni una di queste singole questioni, perché dietro ad ogni numero che l'assessore Mattei ha citato c'è una realtà, c'è una verità, e mi permetto di dire c'è anche un aspetto poco chiaro per ognuno di questi punti. Quindi sulla completa gestione della privatizzazione di ATAF, ma non solo, sulla gestione di ATAF in generale dal 2009 ad ora, ci sono vari elementi che alcuni sono oscuri, alcuni sono molto dubbi. Ne voglio citare alcuni. Penso all'incremento quasi, mi permetto di dire, quasi a livello di miracolo fiorentino, per quanto riguarda l'aumento dei biglietti di vendita, o per meglio dire,
il biglietto, l'aumento della vendita dei biglietti c'è stato più a livello di bilancio che nella realtà, o per meglio dire, sappiamo bene che abbiamo riempito tra il 2010, negli ultimi mesi del 2009-2010 e gli ultimi mesi tra il 2010 e il 2011 tutte le rivenditorie di Firenze di biglietti, aumentando le quote di aggio, e quindi in questa maniera è chiaro che abbiamo messo in bilancio grandi fondi e naturalmente hanno portato al pareggio di bilancio. Ma non solo questo, io chiedo per l'ennesima volta, prima che sia privatizzata la società, di capire qual è il contratto esistente tra ATAF e la CBS Outdoor, che è la società che ha installato tutte le pensiline. E vorrei capire, collegato a questo, visto che in Imago c'è sia la partecipazione di ATAF che la partecipazione della CBS, capire come verrà gestito e qual è il trend delle vendite della pubblicità e chi ci guadagna e dove la pubblicità va a finire. Questa è tutta una materia che oggi non abbiamo potuto affrontare. Ma non solo, la questione dei fondi europei per i bus, dopo ritorneremo perché c'è una domanda d'attualità. La clausola sociale che tanto dicevamo avrebbe fatto abbassare il prezzo e altro, c'è stato un rilancio di 6 milioni e mezzo. Ma la domanda conclusiva è, se è così andata male ATAF prima del 2009, chi era quell'uomo che era in provincia a gestire il... Prego. Giogoli. Sì, io sarò brevissima e esprimo soddisfazione, una soddisfazione diciamo patriottica e campanilistica, perché io sono contenta che abbia vinto una cordata italiana con una parte anche di Toscana, con la CAP di Prato, a scapito dei francesi, che non è che mi stiano particolarmente simpatici. Quindi, a parte diciamo la soddisfazione diciamo campanilistica, credo che l'altra soddisfazione, anche come utente, io sono una nuova utente diciamo, perché ho preso per anni l'autobus quando ero studente al liceo, alle medie, all'università, poi avevo cessato totalmente e ho ripreso in questo periodo proprio grazie alle innovazioni che rammentava l'assessore Mattei prima. Io sono una delle prime che si è iscritta al biglietto via SMS con grande soddisfazione, perché ti risolve lì per lì il fatto di prendere l'autobus all'ultimo momento. Sono molto soddisfatta anche dell'orario online. Io per esempio prima di venire qua oggi ho guardato qual era l'orario da prendere, il 13 e il C2. No, sono scesa dallo studio esattamente 3 secondi prima di prendere l'autobus, e questi sono tutti piccoli accorgimenti che facilitano la vita degli utenti e che la modernizzano. L'altra cosa, le pensiline. Ci ricordiamo tutti i poveri utenti dell'ATAF fradici sotto l'acqua, mentre invece ora la maggior parte delle pensiline è dotata di copertura, e quindi ben vengano, no? L'ammodernamento di tutte le pensiline, di tutte le condizioni. L'altro è l'aria condizionata. Ancora non tutti gli autobus sono dotati di aria condizionata. Anche questo è un elemento che si spera venga modernizzato. L'altra cosa che mi ha fatto piacere è che nella gara sono previsti questi 135 autobus, che non sono 3, sono 135, cioè che sicuramente vanno a cambiare totalmente il parco e la situazione delle utenze, no? In città. E poi l'altra cosa è che sicuramente noi abbiamo una visione ancora delle ferrovie altamente negativa, cioè le vecchi treni, le vecchie ferrovie, come abbiamo anche di ATAF, forse ancora una visione negativa. Una visione dove i presidenti dell'ATAF andavano a coprire il ruolo di presidenti dell'ATAF come il cimitero degli elefanti. Ci ricordiamo tutti vecchi politici messi lì,
in pensione alla guida di un colosso come ATAF. Quindi una modernità manageriale delle ferrovie, una modernità manageriale dall'ATAF. Non ci resta appunto che sperare che queste condizioni che vediamo ci sono poi portano i frutti che tutti gli utenti sperano. Cruccolini. Ma io intervengo sottolineando sicuramente la necessità di un momento di dibattito più approfondito. Quindi, grazie all'assessore per la comunicazione, ma vista l'importanza del tema, che non possiamo così liquidare in maniera frettolosa e parziale, non permettendo poi di intervenire a tutti i colleghi che in qualche modo potrebbero o vorrebbero intervenire. Io intanto ribadisco la mia contrarietà al discorso della privatizzazione, perché credo che le realtà pubbliche potrebbero in qualche modo forse intervenire e gestire i servizi pubblici locali. Fermo restando che recentemente il governo Monti o quello precedente credo che abbia promulgato una legge che in qualche modo non so se obbliga o meno le amministrazioni locali al coinvolgimento dei privati sui servizi pubblici. Quindi per fare un po' il panorama della situazione. A me quello che preme rispetto alla sua comunicazione, Assessore, è sapere che intanto, come veniva in qualche modo preventivato, evidenziato e quant'altro, che gli esuberi potevano in qualche modo rischiare situazioni di licenziamento o quant'altro. Quindi questo aspetto, quindi rispetto a questa operazione c'è una garanzia del mantenimento occupazionale. Questo è un aspetto importante, visto che c'è, come dire, una euforia sul fatto di incassare molto di più rispetto al preventivato di base, se queste risorse in più si possono in qualche modo mettere per riattivare una serie di servizi che sono stati tagliati e chiusi. Io credo che oggi ci rendiamo conto che i tagli del governo hanno portato a un ridimensionamento del servizio pubblico, per cui da questo punto di vista riattivare con risorse certi servizi dove cittadini in qualche modo sono stati fortemente penalizzati, forse sarebbe interessante. Misca. E vorrei un'altra rassicurazione da parte sua, che come veniva detto in passato il privato in qualche modo può tagliare i rami secchi, cioè quelle linee improduttive, che quindi sia chi gestisce il servizio che decide il taglio o meno. Io sono convinto che non è così, nel senso che è la conferenza, provincia, comuni e quant'altro che decidono che cosa finanziare, quali servizi mantenere e quant'altro, e che non ha il privato che aumenta il costo del biglietto. Ecco, vorrei una precisazione sui ruoli, fra il ruolo pubblico e quello che in qualche modo andrà a assumere chi gestirà il servizio. Grazie. Bene, si è esaurito questo argomento. La parola ora per la comunicazione sulla Fiat condannata per discriminazione a Stefania Colesei. Per la terza volta, stavolta ce l'ho fatta a prendere la parola. Allora, questa comunicazione la faccio per condividere con il Consiglio Comunale, finalmente credo, una buona notizia.
La settimana scorsa la Fiat è stata condannata per discriminazione e dovrà riassumere 145 operai della FIOM nell'Agnuco di Pomigliano. Infatti sui 2091 assunti in questa nuova azienda non c'era nemmeno un iscritto alla FIOM. Erano stati quindi penalizzati i dissidenti in fabbrica. È una sentenza di grande valore che ristabilisce il diritto, che ci dice che i lavoratori, tutti quanti, hanno diritto a scegliersi il sindacato che preferiscono e se il sindacato non firma gli accordi con l'azienda non possono essere discriminati o privati della rappresentanza. A 2 anni dal referendum di Pomigliano gli investimenti della Fiat e le sue strategie in Italia restano incerti. L'azione di Marchionne sembra più propensa a privilegiare l'opzione americana che non a coltivare le radici italiane. Vorremmo che il suo impegno aumentasse nell'ambito di un rafforzamento delle politiche industriali del Paese, ma per ora i segnali non sembrano essere positivi. A parte questo, ciò che mi preme è sottolineare che ha vinto la dignità dei lavoratori e il rispetto dei principi costituzionali. Ecco perché questa è una buona notizia. Come è avvenuto nel reintegro dei 3 operai di Melfi, ora accade per i lavoratori iscritti alla FIOM a Pomigliano. Il Tribunale della Repubblica ha ristabilito il diritto violato. Concludo con una piccola notazione, già che ho un minuto a disposizione. I lavoratori sono garantiti dalla Costituzione, dallo Statuto dei lavoratori, dai sindacati. Occorre, come dire, utilizzare tutte le norme che ci sono messe a disposizione per salvare il lavoro. Ecco perché l'ultimo pensiero va proprio ai lavoratori dell'ATAF e a quella mancata opzione sulla clausola sociale che non è stata voluta inserire nell'atto di vendita. Io credo che sia stato un errore riparato soltanto e per fortuna dalla regionale che ha messo dentro il capitolato la clausola sociale per i lavoratori. Se in questo atto di vendita i rischi e l'apprensione sono diminuiti, si deve perché c'è stata questa accortezza da parte regionale e devo dire che la clausola sociale esiste proprio per questo motivo e non la si può negare. Tant'è che in altre realtà anche questo stesso Consiglio Comunale ha approvato l'inserimento della clausola sociale per i lavoratori. È un'occasione persa. Certo si sono ricevuti 6 milioni e mezzo dalla vendita, ma nei vari patrimoni bisognava tener conto anche del patrimonio. Grazie. Adesso Pier Guidi sul calcio storico fiorentino. La finale del calcio storico giocata ieri ha visto ancora una volta andare esaurite le tribune in Santa Croce. Gli oltre 5.000 posti disponibili quest'anno, quasi 1.000 in più rispetto al passato, sono stati riempiti da fiorentini e da turisti. L'interesse per il torneo è stato tangibile nei giorni precedenti l'inizio delle partite, sia tra i colori che in tutta la città. Dopo anni difficili che hanno visto edizioni saltate, defezioni e partite esclusivamente dimostrative, da 2 anni Firenze è tornata ad avere un evento che giustamente si pone tra le manifestazioni storiche più importanti d'Europa, ma che è anche al tempo stesso una competizione vera partecipata dai fiorentini e ammirata dai turisti. Questo è stato possibile perché i calcianti hanno capito la nuova dimensione che l'amministrazione comunale ha voluto portare nel calcio in costume con un regolamento preciso che è stato fatto rispettare, ma nello stesso tempo dando ai colori l'attenzione e i mezzi per poter crescere e di portare avanti le proprie attività. Il bilancio delle 3 partite dimostra che il lavoro svolto finora ha ottenuto dei risultati precisi. Sono state 3 gare dure e spettacolari, ma non ci sono stati eccessi, nemmeno nei momenti di maggiore tensione ed agonismo. Da segnalare inoltre, e non si vedeva da anni, e anzi è sempre stato un problema aperto, che tutti i calcianti espulsi hanno lasciato il campo ordinatamente. La volontà di dare regole certe e di farle rispettare ha ormai dato i suoi frutti, ma il lavoro sul regolamento non è certamente concluso. Nel corso della riunione della commissione disciplinare tenuta prima della finale, i commissari lo hanno indicato chiaramente in una nota indirizzata all'amministrazione. Oggi nel regolamento sono presenti 2 sole sanzioni per chi commette irregolarità, la deplorazione e la radiazione,
provvedimenti che in molti casi risultano non abbastanza severi o eccessivamente punitivi. La Commissione ha chiesto che venissero introdotte pene intermedie per arrivare a una maggior gradualità degli interventi, una proposta che giustamente dovremmo valutare proprio per garantire una maggiore giustizia. Dopo l'audizione possiamo ritenere che il nuovo regolamento ha superato la prova e che i calcianti lo hanno saputo recepire. Si può quindi pensare a renderlo meno severo e rigido proprio per poter giudicare al meglio le eventuali irregolarità. Tracciando un bilancio dell'edizione 2012, è indispensabile ringraziare, elogiare prima di tutto i figuranti del Corteo della Repubblica, con le Madonne fiorentine, i musici, i bandierai degli Uffizi, ma anche l'organizzazione dell'Ufficio Tradizioni Popolari, alla logistica, agli spugnatori e agli arbitri che fanno un lavoro non difficile, quasi impossibile. E ancora le forze dell'ordine e la sicurezza per la grande professionalità e l'impegno profuso nel far sì che tutto funzionasse perfettamente. Da subito quindi inizieremo a lavorare sulle possibili modifiche al regolamento per garantire una maggiore equità nel giudizio verso i calcianti e soprattutto una sempre maggiore sicurezza per chi scende in campo. Sono molto contento, sono stato all'ospedale oggi a Santa Maria Nova e posso dire che il calciante azzurro, che ci aveva anche fatto preoccupare ieri, Michele Conti, sta bene e che probabilmente domani sarà anche dimesso dall'ospedale. Questa cosa penso che sia la notizia più bella del giorno per quanto riguarda il calcio storico. Due altre cose molto belle sono state fatte quest'anno. La partita dei veterani il 15 di giugno ha portato 15.000 euro nelle casse dell'ATT, Associazione Toscana Tumori. I veterani sono stati eccezionali, si sono fatti le divise a loro spese e niente hanno voluto che gravasse sull'Associazione Toscana Tumori per far sì che tutto l'incasso fosse interamente devoluto. Un'altra bellissima manifestazione è stata la partita che il 23 di giugno è stata giocata in Piazza Santa Croce, vista da 2.000 persone, che ha portato 8.000 euro alla Fondazione Tommasino Pacciotti, una fondazione che aiuta le famiglie dei bambini malati di tumore. E anche lì i calcianti giovani allenati da Ciara, dei Rossi, ma anche con la presentanza di tutti i colori, sia nei calcianti che negli allenatori, sono stati eccezionali. Io credo che dopo tanti anni Firenze possa andare fiero a questa manifestazione. Veramente siamo passati dai calcianti vissuti come persone quasi pericolose a calcianti che invece fanno del bene, a associazioni che fanno del bene. Credo che sia un cambio netto e che tutta Firenze debba rendere merito a questi pazzi scatenati che entrano in questo campo e sono veramente persone coraggiose, leali e dei cavalieri moderni. Credo che tutti quanti dobbiamo fare un applauso a tutti e quattro colori e ai loro calcianti, perché quest'anno e l'anno scorso se lo meritano per davvero. Grazie. Bravo. Bene, ci sarebbe poi la comunicazione quarto suicidio a Sollicciano, ma è quella che ha fatto Sguanci, poi Stella Grassi ha già parlato. Io mi assento 5 minuti perché vado a fare un saluto. Grazie. Per il sindaco e torno con 4-5 interrogazioni. Forse ora. Sì, infatti va bene. Allora c'era la comunicazione di Eros Cruccolini che è relativa alle risorse idriche e siccità nel bacino del fiume Arno. Grazie Presidente. Velocemente, venerdì mattina abbiamo fatto una riunione con l'autorità di bacino, assessore della provincia e concordata anche con l'assessore Biti, per fare un po' un chiarimento, un riferimento sui ruoli e le competenze per quanto riguarda l'Arno, le sue rive e quindi chi
deve in qualche modo intervenire rispetto alle varie problematiche. Questa riunione è servita anche per fare un po' il punto della situazione sul bilancino. Ora io ho fornito un documento che mi è stato dato dal segretario generale dell'autorità di bacino, che fa riferimento al 6 di aprile, però tenendo conto delle piogge che ci sono state, come dire, la situazione è notevolmente migliorata. Però quello che è emerso un po' dal dibattito è il fatto che non bisogna abbassare la guardia, cioè bisogna sempre impegnarsi a risparmiare l'acqua, tenendo conto che l'autorità di bacino con le province e quant'altro hanno una cabina di regia per tenere un po' sotto controllo i bacini esistenti e quindi l'utilizzo, e da questo punto di vista, se non vogliamo che si possa in qualche modo trovarsi di fronte a situazioni come l'ultima siccità, dobbiamo tener conto che veramente l'acqua è un bene pubblico, collettivo, e bisognerebbe sprecarla il meno possibile. Ecco, io credo che questo debba essere un appello un po' per tutti noi rispetto ai riferimenti, alle relazioni che siamo in grado di sviluppare. È un messaggio che deve arrivare non di allarmismo, perché la situazione in qualche modo meno male ha piovuto, però non dobbiamo ritenerci tranquilli, ma dobbiamo tener conto che questo l'acqua è un bene e dobbiamo in qualche modo salvaguardarlo il più possibile. Grazie. Bene, bene, a questo punto abbiamo un po' di interrogazioni. Però Givone è stato chiamato, non so a quale attività di rappresentanza, nel salone. Era lui che aveva più interrogazioni. Poi c'è Mattei. Possiamo andare alle mozioni, perché sono tutte le interrogazioni rivolte a Givone o a Mattei. Ah no, ci sono due di Stefania Saccardi, che è presente, ma sono state date tutte e due per iscritto. Tommaso me le conferma, vero? Tommaso me la conferma. Quindi ce n'è anche quella in Ardella che è iscritta, e quindi a questo punto mozioni. Cessazioni e erogazioni di fonti pubblici alla comunità del Forteto è la prima delle mozioni. Manca la consigliera d'esordio, quindi si rinvia. Poi c'è Fittante per invitare il sindaco a pedonalizzare Piazza Signoria. La parola a Giovanni Fittante. Grazie Presidente, colleghi. Questa mozione è naturalmente in ritardo perché era già più di un anno fa, per cui la riaffrontiamo oggi nuovamente. Però devo dire che ritorna attuale per una semplice ragione, che con il cambiamento almeno di destinazione del vecchio tribunale di Piazza San Firenze si coglie l'opportunità di pedonalizzare Piazza del Duomo in modo completo, come avrebbe dovuto essere a mio avviso. Cioè, è chiaro, un passo avanti l'abbiamo fatto, però come ben sappiamo ancora Piazza Signoria è interessata a un traffico, seppur ridotto e limitato, però abbastanza importante. Per cui questa mozione potrebbe avere l'obiettivo di arrivare alla pedonalizzazione completa di Piazza Signoria, utilizzando per le macchine di servizio e per i cittadini che hanno problemi o appunto handicap, poter accedere dalla parte del Piazza San Firenze. Per cui credo che sia attuale, credo che la volontà dell'amministrazione l'abbia dimostrata, è quella di pedonalizzarla. Credo che sia l'occasione, in vista di questo cambiamento, di cogliere l'opportunità e di riproporla nel modo più pieno, appunto arrivando alla completa pedonalizzazione di questa importante piazza, che è patrimonio ovviamente della nostra città
e di tutta Firenze, ma non solo, è patrimonio dell'umanità e patrimonio di tutti quanti quelli che vengono a Firenze, e vederla nel suo aspetto più pieno e più gradevole, senza tante macchine parcheggiate e tante macchine che transitano comunque, anche se pur nella parte, diciamo, di Via dei Gondi, credo che sia utile e importante. Grazie. Bene, allora votiamo sulla mozione che chiede la pedonalizzazione di Piazza Signoria, proposta dal consigliere Giovanni Fittante. Si apre la votazione. Chiedo di votare, sono 14 solo i presenti, bisogna... Allora, si rinizia il voto perché è caduto il quadro. Magari chiederei al proponente di votare. Presenti 26, 19 i votanti, 3 favorevoli, 16 contrari, 7 non voto. La mozione è respinta. Adesso l'altra mozione, che è quella relativa all'impegno sempre presentato da Giovanni Fittante per impegnare il sindaco a intervenire presso ATAF, perché venga spostata l'attuale capolinea del numero 20 da via Comparetti al piazzale parcheggio della stazione FS di Rovezzano. La parola a Fittante. Grazie Presidente, mi permette in premessa di tornare sulla mozione precedente per dire che è singolare che venga posta una mozione quando il sindaco è sempre stato per la penalizzazione del centro storico, ha penalizzato addirittura Piazza del Duomo. Trovo veramente incoerente e comunque, diciamo, singolare, mettiamola così, che la maggioranza, la mia maggioranza, bocci una mozione che va esattamente nell'indirizzo che il sindaco stesso ha dato più volte e addirittura in parte ha già attuato, per cui mi sembra veramente che a volte o si vota senza neanche aver letto le mozioni, o si vota così a caso, o addirittura si vota per non so quale motivo, sinceramente. Comunque, vabbè, lasciamo stare e andiamo avanti. Detto ciò, la mozione che andiamo ad affrontare, anche questa abbastanza datata, è riferita a impegnare il sindaco a intervenire presso ATAF affinché venga spostata l'attuale capolinea del numero 20 da via Comparetti al piazzale parcheggio stazione FS di Rovezzano. E abbiamo presente, chi conosce questa zona, che purtroppo la limitazione, diciamo, di questa linea ad arrivare fino alla stazione di Rovezzano condiziona fortemente i cittadini della zona per due ordini di ragioni. Uno, perché lì in zona abbiamo una struttura molto importante che raggruppa, diciamo, circa 800 anziani e che appunto è Villa Bracci, che praticamente, diciamo, non ha un collegamento con autobus, per cui di fatto questi anziani sono limitati nello spostamento perché appunto questa linea non ci arriva. E due, perché vi sono tanti abitanti nella zona, perché poi si è chiaramente, diciamo, come dire, implementata, per cui sulla stradone di Rovezzano abitano tante altre, diciamo, cittadini, per cui sono aumentate anche le esigenze di mobilità. E poi c'è un altro aspetto importante, che la stazione di Rovezzano non ha di fatto un collegamento, per cui sembrerebbe che come dire, tutte queste motivazioni siano di buon senso. Ora, io mi rendo conto che poi ci sono i problemi di gestione, i problemi di chilometraggio e quant'altro, però credo che se non arriviamo a poter dare seguito a queste istanze, che sono ovviamente importanti ed essenziali per molti cittadini, credo che alla fine, insomma, la nostra funzione non si sa quale sia. Cioè, noi abbiamo come consigliere comunale la possibilità di dare un controllo e anche un indirizzo. In questo caso l'indirizzo, diciamo, che si dà
alla giunta, al sindaco e per cui diciamo di fatto all'ATAF di aumentare appunto lo spostamento di questo capolinea, che poi di fatto è uno spostamento, come dire, abbastanza limitato, insomma sono circa, mi pare, un chilometro neanche, insomma, per cui anche in termini di costi credo che non dovrebbe arrivare ad avere un costo così importante. Viceversa sarebbe veramente un bel risultato di risposta a tutti gli anziani di Villa Bracci e a tutti i cittadini che abitano lo stradone di Rovezzano. Grazie. Grazie, si mette in votazione. Bene, all'unanimità, 28 presenti, 28 votanti, 28 favorevoli, lo spostamento del capolinea della linea 20 auspicato dal consigliere Fittante, approvato dal Consiglio, e quindi è positivo che questa mozione raccolga un umore e un'opinione condivisa dall'intero Consiglio Comunale. Adesso andiamo all'altra delle proposte di Giovanni Fittante per l'istituzione di un bus navetta che colleghi il nuovo Palazzo di Giustizia con il centro città. A lui la parola. Sì, grazie Presidente, colleghi, questa mozione credo e mi auguro che trovi l'accoglimento diciamo di tutti i colleghi in Consiglio Comunale, perché purtroppo abbiamo dovuto constatare che all'apertura del Palazzo di Giustizia, dopo tanti anni che se ne discuteva, manca un collegamento diretto con il centro, di fatto diciamo non c'è un collegamento specifico e per cui tutto quello che è il problema dell'accesso per i cittadini, per gli utenti, ma non solo, anche per chi vi lavora, considerando che ovviamente il nuovo tribunale attrae in termini numerici centinaia, direi anche volendo migliaia di persone quotidianamente. Per cui questa mozione che cosa chiede? Chiede che si arrivi a determinare una navetta specifica che collega ovviamente il nuovo Palazzo di Giustizia con il centro della città o la stazione centrale, ovviamente diciamo, evitando una serie di situazioni diciamo, di criticità che si sono già verificati. D'altronde il problema che noi viviamo spesso e volentieri nella pianificazione urbanistica è un po' di incongruenza quando andiamo a creare nuove realtà invece di fare come fanno ad esempio in Germania o all'estero in alcune specificità, dove prima di arrivare a determinare una nuova area, alla costruzione di una nuova area, si va a capire quali sono gli strumenti o comunque i collegamenti, cioè i servizi che questa area ha, per cui si predispongono prima i servizi, prima i collegamenti e poi ovviamente si costruisce in modo tale che a fine costruzione diciamo, i servizi e i collegamenti anche in termini di servizi collegati siano già ultimati. Purtroppo in Italia, e in questo caso non facciamo eccezione, prima costruiamo e poi ci domandiamo come ci arriviamo a questo Palazzo di Giustizia o a questa realtà. Punto interrogativo, dopodiché si parte per arrivare a trovare delle soluzioni, naturalmente in ritardo, con tutti i problemi che questo comporta. Tutta l'area di Novoli ha vissuto, a mio avviso, questa problematicità, per cui questa proposta con questo bus navetta diciamo che in qualche modo limita o comunque insomma dà una risposta, seppur tardiva, seppur non completamente esaustiva, ma comunque dà una risposta. Peraltro anche altri colleghi, da Stefano Di Puccio ad altri, hanno affrontato il problema e anche altri colleghi dell'opposizione adesso avevo letto sulle cronache e avevano posto questa problematica, per cui credo che sia doveroso da parte nostra dare una risposta in questa direzione. Grazie. Grazie, si mette in votazione. La parola alla consigliera Giovani.
Io voterò sicuramente la mozione, però forse il consigliere Fittante non ha sentito poco fa quello che ha detto l'assessore Mattei, perché cioè, nel suo intervento consigliere Fittante non ha citato minimamente quello che è stato detto non più tardi di un'ora fa, di mezz'ora fa, dall'assessore Mattei. Quindi ben venga un voto del Consiglio, però magari forse più intesa fra la maggioranza e la Giunta, cioè dico, forse il risultato magari sarà ottimale per tutti. Se vuole glielo dico io quello che ha detto, glielo riassumo. L'assessore Mattei ha ricordato di aver partecipato a un incontro con gli avvocati di Firenze in cui ha prospettato, anzi facendo vedere proprio le tavole del percorso, gli orari, cioè il progetto delle navette che dovranno collegare il Tribunale, cioè Piazza San Firenze, con quattro corse la mattina con il nuovo Palazzo di Giustizia. Quindi questa proposta, che dovrebbe partire a breve, è stata ricordata non più tardi di mezz'ora fa dall'assessore Mattei. Quindi bene, votiamola. Cioè, ora la sua è un po' generica perché parla di centro. Forse sarebbe opportuno magari che vi mettiate d'accordo, nel senso l'assessorato con lei, perché la proposta dell'assessore Mattei parla di collegamento con il vecchio tribunale, con il nuovo tribunale, non una navetta che fa le fermate nel centro, ma un percorso diretto San Firenze, Viale Guidoni. Tutto questo però non toglie che io ovviamente voterò convinta, perché è un'esigenza che soprattutto per i primi tempi di funzionamento è ancora molto sentita, anche perché, come è stato detto dall'assessore Mattei, l'autobus di linea ci impiega 50 minuti a andare dal capolinea in Piazza dell'Olio al Viale Guidoni, anzi a 300 metri dal Viale Guidoni, perché non si ferma vicino. Comunque sia, avrà il mio voto favorevole. Grazie a Bianca Maria Giogoli. Stella. Grazie Presidente. Noi voteremo convintamente la mozione del consigliere Fittante, che ringraziamo per aver primo fra tutti noi sollevato una questione, perché la mozione è del 3 di febbraio, quindi quando ancora il problema molti, forse compreso l'assessore, lo sottovalutava, ma voglio ricordare anche il consigliere Di Puccio, che ha una mozione su questo argomento, ha presentato una mozione anche su questo argomento insieme a noi. Sta a cuore a tutti che il trasporto pubblico, il collegamento fra il centro storico e il nuovo Palazzo di Giustizia funzioni in maniera corretta e snellisca il traffico. Noi abbiamo aggiunto anche altre cose, per esempio pensiamo che la navetta non debba partire dal vecchio tribunale di Piazza San Firenze per andare al nuovo tribunale del Palazzo di Giustizia, ma debba partire dalla stazione di Santa Maria Novella, per consentire naturalmente, oltre ad esserci un parcheggio di struttura in Santa Maria Novella e un parcheggio per i motorini, ma consentirebbe a coloro che scelgono di usare il treno di prendere poi la navetta e arrivare al Palazzo di Giustizia. Si parla tanto di trasporto integrato, se noi mettiamo la navetta da Piazza San Firenze per il nuovo Palazzo di Giustizia molto probabilmente veniamo meno a quel concetto di trasporto integrato. Alla stazione di Santa Maria Novella vi è la possibilità, per chi usa la bici, di lasciare anche la bici, quindi elemento di valutazione è anche questo. Ci sentiamo di dire che al Palazzo di Giustizia è carente anche di parcheggi, nonostante vi sia il nuovo parcheggio della Cassa di Risparmio di Firenze, ma comunque sono parcheggi a pagamento, è carente di parcheggi per i motorini. Pensiamo, un elemento di valutazione, noi diciamo al Presidente della Commissione Mobilità, perché non usare di fronte al Palazzo di Giustizia un terreno che è di proprietà dell'amministrazione comunale, dove c'era la scuola Caterina de' Medici, che è un terreno oggi non utilizzato, in un ragionamento più ampio di riorganizzazione, siccome parliamo di quell'area di riorganizzazione per il nuovo stadio, perché non pensare di trovare lì una soluzione per i motorini, per gli avvocati? E non dimentichiamoci, sono anche i fruitori,
non solo gli avvocati, che è costretto ad andare al nuovo Palazzo di Giustizia. Ecco, questo per dire che è un tema caro, sensibile. L'invito al Presidente della Commissione Mobilità è di mettere, l'ha già fatto, noi siamo stati in audizione, ma di non lasciare alla Giunta, soltanto alla Giunta, come dire, trovare una soluzione a queste criticità, ma di farsi carico noi come Commissione, come consiglieri comunali, di trovare soluzioni alternative a questo disagio. Al voto la mozione. Allora, sono votanti presenti 28, favorevoli votanti 27, favorevoli 13, contrari 13, la mozione non è approvata. Non c'è il voto di Borselli. Allora i favorevoli sono, c'è anche il voto contrario di Borselli. Bene. E il voto favorevole di Galli. Quindi la mozione non è approvata, 14-14. Sì? Sì, viene riportata lunedì prossimo. Adesso ritorniamo alle interrogazioni, perché dopo quell'impegno a cui l'aveva sollecitato il sindaco di rappresentarlo è presente l'assessore Givone. L'interrogazione a cui ci si riferisce per primo è quella di Grassi, incarico coordinamento estate fiorentina e notte bianca. Va bene? Sì. Per Tommaso Grassi va bene anche risposta scritta. È disponibile, do la parola all'assessore Givone. Bellissima per dire che l'incarico di coordinatore dell'estate fiorentina è stato conferito, come sapete, su mandato della Giunta Comunale, esattamente con deliberazione numero 93 del 17/4/2012. È stato conferito l'incarico al dottor Ventrella per, come si dice, intuitu persone, il che non significa, come qualcuno potrebbe ironizzare, per grazia ricevuta, significa che è stato dato l'incarico previa valutazione della congruità della corrispondenza del profilo professionale dell'incaricato con gli scopi che ci si prefigge. Il dottor Ventrella risulta essere la persona. Quanto alla direzione delle notti bianche, con analoghe modalità l'incarico è stato conferito a Manu Lalli. La delibera è quella del 00060-2003-2012. Questa è l'informazione che dovevo darle. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore. Io mi ricordo di aver chiesto, comunque tanto ormai sono dati a conoscenza anche mia, quindi cercherò di allargare, permettendomi un attimo il ragionamento, anche di aver chiesto quanto costavano. Se non erro, il primo incarico, quello di Ventrella, è a costo zero, se non mi ricordo male, perché già svolge il ruolo di direttore generale, insomma di direttore artistico della Pergola, e invece quello della dottoressa Manu Lalli, se non erro, 20.000 euro per l'organizzazione della Notte Bianca. Questi, se non erro, sono i dati a mia conoscenza. Su entrambi vorrei fare una riflessione, forse
è un po' troppo presto forse per il Consiglio Comunale occuparsi così concentratamente dell'estate fiorentina. Io ho visto gli ultimi atti di giunta di giunta, è un po' dalla modalità con cui ne emerge fuori dal punto di vista proprio economico mi preoccupa, perché si dice che si realizzeranno, quindi si dà il via libera a realizzare 271.000 euro, vado a memoria, di progetti. A fronte di questi abbiamo una disponibilità economica, se non erro, di 192.000 euro, dopo i quali si dice ci può essere la disponibilità di un soggetto economico, ovvero di Eni, se non erro, dai documenti acquisiti approvati dalla Giunta, in cui però non si dice qual è l'importo, non si dice se è di più, come è meno, però nello stesso tempo si dice che 271.000 euro di eventi verranno realizzati. Su questo forse un po' di preoccupazione, visto che poi alla fin fine abbiamo dato ad un'unica persona la possibilità di scegliere quali sono i progetti, e su questo io ho qualche dubbio sulla possibilità che esiste solo una persona capace di gestire e di decidere quali siano i progetti e quindi di dire quelli finanziati e quelli no, un po' mi preoccupa, ma su questo rientreremo successivamente. L'altro elemento che solo qui, perché c'è l'occasione, ma vorrò riaffrontarlo, perché credo che anche in Commissione Cultura debba essere affrontato, ora non vedo il Presidente Biber, riguarda un po' di questioni economiche. Lei Assessore non c'era il 30 di aprile durante la Notte Bianca, però forse una riflessione anche con lei, visto le buoni e i segnali di discontinuità che ha finora dimostrato e che naturalmente ci fa abbondantemente piacere di dover registrare, è come mai di fronte ad un'iniziativa, e qui mi ricollego a quella, alla preoccupazione sull'estate fiorentina, in cui si dice che tanto la Notte Bianca sarebbe stata fatta con gli sponsor, una volta passata la Notte Bianca viene richiesto quanto abbiamo speso e quanti sono entrati di entrate dagli sponsor, e vediamo che c'è un disallineamento, una differenza di oltre 100.000 euro. 100.000 euro che in qualche maniera dovranno essere pagate in qualche maniera. 100.000 euro su 250.000 euro orientativamente, che è la spesa complessiva, vuol dire circa il 40%. Mi permetto di dire, visto che spesso l'amministrazione e la Giunta ha voluto introdurre, anche se io non condivido, una logica aziendalista, un soggetto che sbaglia una previsione di entrata e di uscita del 40% è fallimentare, se fosse portata sul privato andrebbe completamente licenziato. Detto questo, noi abbiamo un'iniziativa dove abbiamo 100.000 euro di disavanzo, se lo vogliamo utilizzare questo termine, o comunque di maggiori spese rispetto alle entrate da sponsor, e contestualmente abbiamo per una sola notte una notte bianca, naturalmente sappiamo quello che c'è dietro di organizzazione, comunque sia consideriamo è solo una notte di organizzazione, quindi anche se tanti luoghi potremo capire qual è l'impegno, di 20.000 euro ad un'unica persona. Forse su questo e su come collegare il rapporto con gli sponsor, che naturalmente non sono la banca in cui il comune arriva, piglia soldi e se ne frega, insomma, in qualche maniera, ma allo stesso tempo un rapporto con gli sponsor, una capacità di non fare delle grandi iniziative ma che poi non hanno un ritorno dal punto di vista anche di rientrate economiche, visto che gli sponsor coprano solo il 60% delle entrate, e allo stesso tempo una possibilità da una parte e dall'altra di alcuni incarichi che vengono conferiti anche onerosi pesantemente, a cui si affida totalmente la gestione di decidere chi è buono e chi è cattivo e chi è meritevole di contributo e chi non è meritevole di contributo. Su questo tema ci farebbe piacere con il nuovo assessore addentrarsi e capire bene se su queste problematiche abbiamo finora evidenziato ci può essere. Bene, a questo punto è Torselli che interroga l'assessore Sergio Givone sul MTV Music Award 2012. La parola all'assessore e poi la replica al consigliere. L'interrogazione riguarda l'ammontare complessivo delle entrate e delle uscite, quindi la risposta considererà le entrate e le uscite, la risposta si risolverà in due numeri. Allora,
Le entrate sono state pari a 12.600 euro, suddivise in 3.600 per il suolo pubblico e 9.000 per servizi conto terzi, mentre le spese sostenute dal Comune sono pari a 4.224,71 euro per servizi erogati dalla società servizi al... La seconda cifra, 4.224,71 centesimi per servizi erogati dalla SAS, servizi alla strada. Grazie. Torselli. Semplicemente per dirmi soddisfatto della risposta e ringraziare l'assessore. Grazie. Vi era una terza per l'assessore Givone, quella di Stella e del gruppo PDL sul Tuscan, anzi no, prima c'era quella del gabinetto VSE, poi quella sul Tuscan Sun Festival. Aspettiamo che ritorni. Ecco. Allora, la prima per l'assessore Givone, quella del gruppo PDL, è quella sul gabinetto VSE. È una situazione analoga a quella di cui abbiamo discusso precedentemente, relativa alla sistemazione di San Lorenzo, della piazza, della piazza della chiesa e della piazza del mercato. Perché dico questo? Perché si tratta anzitutto di valutare l'obiettivo, che cosa ci chiediamo, che cosa diciamo quando diciamo che il VSE deve essere trasferito o comunque deve trovare una migliore sistemazione. Qualche cosa che è nella interrogazione stessa. Nell'interrogazione si fa riferimento alla fruizione del VSE, alla agibilità del VSE, al rilancio di questo grande centro culturale. Ebbene, sono le parole giuste. Io ringrazio i colleghi, i consiglieri che le hanno dette queste parole, perché sono le parole che stanno a cuore di questa amministrazione. Cominciamo dal rilancio del VSE. Il VSE non è, come qualcuno potrebbe credere, come ahimè in città qualcuno ritiene, un'istituzione un po' polverosa, dedita all'archiviazione di una cultura che ha fatto il suo tempo. Proprio il contrario, il VSE non è un museo, non è neppure un archivio, o meglio, è un archivio ma nel senso della biblioteca, cioè un archivio in cui ciò che viene archiviato lo è per essere restituito ai cittadini, ai fruitori, agli studiosi, a coloro che vogliono, per l'appunto, studiando questi materiali, aprire alla discussione pubblica. Se le cose stanno così, è chiaro che il VSE non può essere congelato in un luogo che impedisce l'acquisizione di patrimoni preziosi, importanti, patrimoni letterari, patrimoni culturali. È di questi giorni l'offerta che è stata fatta, lo ricordavo già in una scorsa seduta, da importanti intellettuali europei di trasferire i loro archivi al VSE. È chiaro che per fare questo il VSE dovrà trovare una sede adatta. Io lo so, è stata proposta tra le ipotesi possibili il Forte Belvedere, ma io per primo, e non soltanto io, ho espresso dei dubbi, perché mi chiedo se il Forte Belvedere rende possibile quel rilancio del VSE nei termini detti sopra. Questo non significa contrapporre una ipotesi a un'altra, significa metterle sul tavolo, discuterle, prendere in considerazione, nella prospettiva che, lo ripeto ancora una volta, quella tanto nostra quanto di coloro che hanno fatto l'interrogazione, la prospettiva del rilancio, della agibilità, della fruizione del VSE. Bene, se volete anche sapere che cosa io personalmente penso, ma appunto si tratta di una mia opinione,
da verificare e da mettere a confronto con l'opinione dei colleghi della Giunta. Io penso che una soluzione potrebbe essere per esempio le oblate. Se le oblate diventassero quello che vogliamo diventino, non solo una grande biblioteca, la più grande biblioteca fiorentina, ma la casa della cultura, beh, il DSO potrebbe trovare spazio lì. Un altro spazio potrebbe essere il convento accanto al Museo Marini e così via. Ma discutiamone, troviamoli questi spazi. L'importante è avere trovato il criterio in base al quale decidere. Bene, la parola a Mario Tenerani. Grazie Presidente, grazie Assessore, grazie per l'impegno e grazie anche perché noi ne avevamo parlato in Commissione Cultura, lei era venuto e devo dire ci aveva sorpreso, non per la sua onestà intellettuale che credo riconosciuta da tutti, ma anche per la tempestività con la quale lei aveva affrontato il tema in Commissione. E la risposta che ha dato oggi è quella che aveva dato in Commissione, quindi allora noi le ripetiamo, ora le ripetiamo quello che abbiamo detto allora, che va benissimo, poi se può contare una nostra idea, perché no le oblate, potrebbe essere secondo noi un piano giusto. Ecco, l'importante è che oggi per la prima volta, l'abbiamo detto in Commissione, lo ribadiamo in Aula, che è ancora più importante, oggi noi come gruppo PDL abbiamo la percezione di avere di fronte finalmente un assessore alla cultura dopo 3 anni di vacatio, e questa è la cosa che ci fa più piacere. Ci sembra che lei offra una visione complessiva della cultura a Firenze, ci sembra che abbia dei bersagli ben precisi in testa sui quali intervenire e come allora oggi ripetiamo che il discorso sul VSE deve per forza passare dall'attuale Presidente VSE, come le disse Assessore in Commissione, che è l'ex Assessore alla Cultura del Comune di Firenze. Siccome qui qualche problema con quell'assessore c'è stato, noi ci auguriamo fortemente che la sua tenacia e la sua voglia di chiarezza non si scontrino appunto con quel modo di fare, del quale sinceramente non sentiamo la mancanza. Allora noi ci auguriamo che lei e l'attuale Presidente del VSE possiate trovare una sintesi o su questa lavorare. Ci auguriamo che lei faccia pesare il suo ruolo, il suo prestigio di Assessore alla Cultura e che, ripeto, poche idee ma chiare possano finalmente trionfare sulla fantasia e le bizzarrie, perché di quelle veramente noi ne abbiamo già dato da questo punto di vista. Lei insista per favore Assessore su questa visione complessiva della cultura a Firenze, noi staremo naturalmente vigili, è il nostro ruolo, faremo le sentinelle, però ci sembra che lei sia partito molto bene. Certo, adesso bisogna tradurre in pratica, caro Assessore, tutte le sue buone intenzioni nella concretezza dei fatti, ma già partire bene rispetto al voto pneumatico che l'ha preceduta per noi è una gran bella notizia, le auguriamo buon lavoro, grazie. Bene, adesso la parola a Sergio Givone per la battaglia di Anghiari. Anzi, ancora prima l'avevo passato il Tuscan Sun Festival, quindi prima sul Tuscan Sun Festival, sempre su domanda del Popolo di Libertà. Io ringrazio gli amici del Popolo della Libertà per la generosità, per le parole gentili che hanno usato nei miei confronti, e per deluderli immediatamente ecco che rispondo nel modo più deludente che si possa immaginare a questa interrogazione. Deludente non tanto per colpa mia, ma in realtà me ne devo assumere la responsabilità, perché non sono riuscito ad avere i dati precisi sulla base dei quali avrei potuto darvi una risposta sensata. Io ho chiesto al Teatro della Pergola di avere, quanto alle presenze registrate, i dati sulla bigliettazione, sui fondi ricavati dagli incassi, sui contributi erogati e così via. Non li ho ancora. Mi impegno a farveli avere naturalmente, ma oltre al mio impegno non vi posso dire niente. E lo stesso vale per i costi diretti sostenuti dal Teatro della Pergola. Non ha
sostenuto il Teatro della Pergola dei costi diretti rispetto a quella manifestazione, perché si è limitata a fornire il teatro. Ecco, in questo senso una risposta un po' più fattuale ve la do. Resta che il calcolo complessivo dei costi non è a mia disposizione. Tenerani. Beh, assessore, grazie. Intanto la sua onestà è confermata, perché non ha usato tanto giri di parole e non ci ha raccontato che Cristo è morto e sono. Siccome siamo in aula e dobbiamo lavorare, io non voglio far perdere tempo anche agli altri colleghi. Noi abbiamo però esigenze assolutamente, assessore, che lei ci fornisca, e quindi gli uffici e tutti gli altri preposti. Ecco, se magari il capogruppo Bonifazi, che è molto simpatico, però abbassare i due decibel per il tono di voce, perché stiamo parlando di cose serie, Francesco, per cui grazie. Allora, dicevo, assessore, se lei quanto prima ci fornisce questi dati, perché è importante, anche perché sono, come lei ha potuto evincere dalla nostra interrogazione, sono diversi i punti, insomma, interrogativi, sono diverse le cose che chiediamo, perché ci interessa, come al solito, fare chiarezza, quindi attendiamo quanto prima una sua risposta scritta, dettagliata, e siamo certi che questa arriverà celermente e estremamente esaustiva. Grazie, assessore. Grazie. Givone sulla battaglia di Anghiari. Battaglia di Anghiari. Non intendo qui aprire il dibattito su battaglia di Anghiari sì, battaglia di Anghiari no. Che cosa pensa l'assessore alla cultura in quanto assessore alla cultura, che cosa pensa il professor Givone in quanto professor Givone, e forse è anche il caso di distinguere le due figure. No, il punto è capire se e come andare avanti. Nel caso si decida che sì, come. Allora, c'è stata una riunione alla quale ho partecipato anch'io, ma alla quale soprattutto ha partecipato il sindaco e il ministro Ornaghi, nella quale è stata messa a punto l'azione che è doverosa. Quale azione doverosa? Prima, quella che consiste nel decidere se andare avanti o non andare avanti. Il ministro su questo punto è stato chiaro. Non dipende dal ministro, non dipende dal ministero, ma da questa amministrazione. Ha però sottolineato qualche cosa in cui questa amministrazione, credo di poter dire, sia perché ne faccio parte, sia perché questo è stato riconosciuto dal sindaco, è necessario che le procedure della prosecuzione dei lavori della ricerca siano fissate con chiarezza, con precisione, e siano osservate. Quali procedure? Quelle che consistono nel rimettere agli organi di sovrintendenza la valutazione del da farsi, ed è quanto è stato fatto. Noi intendiamo appunto interrogare la sovrintendenza su questo punto, su che cosa si deve fare d'ora in avanti. Non disponiamo di materiali i quali possano confermare l'ipotesi che sembra finora accertata, e cioè che ci sono pimenti i quali, per la tecnica di composizione dei pimenti stessi, lasciano pensare che si tratti effettivamente della mano di Leonardo o di qualche cosa che appartiene al leonardismo, alla sua scuola, qualche cosa di leonardesco. Dovranno essere reperiti ulteriormente, e questo per non invadere e per non rischiare appunto la compromissione dell'eventuale dipinto che lì si trovasse, occorre procedere con estrema cautela. Ma questo non lo può decidere nessuno di noi, solo i sovrintendenti. Noi, appunto, sulla base della relazione che ci aspettiamo, potremo prendere delle decisioni. Grazie. Tenerani. E a
grazie Assessore. Allora intanto noi non volevamo sapere come lei la pensasse a riguardo, che si era già espresso in Commissione Quinta dicendo con grande chiarezza che per lei non era una priorità, però andiamo avanti perché i punti sono tanti. Il Ministro Ornaghi ha parlato secondo legge perché spetta alla sovrintendenza. Allora, il problema intanto è che il Ministro Ornaghi, come lei ricordava, ha richiamato, come dire, alle procedure. Ne avevamo parlato anche in commissione, perché quello che è importante in questa vicenda è passare da una fase Gardaland a una fase tecnica della scienza e dello studio, cioè fare seguire le procedure, perché se tutti seguono le procedure probabilmente è possibile anche entrare nel merito della questione. Se si continuano, per esempio, caro Assessore, a fare le analisi nei laboratori privati, magari uno riconducibile proprio al capo dell'equipe, il professor Seracini, con la scienza non ci siamo, e questo ce lo siamo già detti in commissione. Inoltre c'è stata questa farsa, me lo lasci, mi consenta di dire, dei campioni. Qui c'è un autorevole assessore, l'assessore Di Giorgi, che 2 mesi fa venne per conto, incontro del sindaco, a dire che sarebbero stati consegnati all'opificio delle pietre dure dei campioni residuali. Così le era stato detto di raccontare in aula. Ciò non è avvenuto, ma non solo, registriamo con dichiarazioni fatte alla stampa qualche giorno fa che la sovrintendente Acidini ha parlato di dimensioni men che microscopiche di queste parti, e anche questo non va bene, caro Assessore, quindi bisogna che lei lo dica al professor Seracini, che non si può prima promettere che saranno portati dei campioni e poi non solo non sono portati, e poi si viene a sapere che non possono essere portati perché hanno delle dimensioni, lei che è uno scienziato, uno studioso, più vicino forse all'atomo che ha una parte che dovrebbe essere considerata e studiata in laboratorio. Allora, il problema è questo, caro Assessore, lei ha il dovere di tener fede a quanto ha detto in aula, cioè bisogna seguire le procedure scientifiche, bisogna restituire questa ricerca alla scienza e non a un concetto di marketing. Tra l'altro le dico, qui in aula c'è presente il Presidente della Commissione Biber, Quinta, l'autorevole Leonardo Biber. Per la quarta volta noi, come gruppo PDL, io in qualità di vicepresidente, ho convocato in audizione il professor Seracini, il quale non è obbligato assolutamente a rispondere sì, però per convenzione di educazione sarebbe quantomeno invitato a dire no, grazie, non vengo. 4 inviti, 4 declinazioni, va bene? 4 dinieghi. Allora, il problema però, quando a gennaio il professor Seracini ha convocato tutti noi come commissione, perché c'era da andare sul ponteggio, andare a vedere quanto era stato bello bucare l'affresco per cercare questi campioni residuali, lì ci ha convocato. Quindi noi, anche con un certo disappunto e una forte amarezza, dobbiamo registrare pubblicamente che il professor Seracini per 4 volte ha rifiutato un invito in commissione Quinta. Allora, concludendo l'intervento, lei dice che bisogna capire se andare avanti o no, è giusto, dobbiamo capirlo tutti, noi non siamo né contrari né favorevoli alla battaglia d'Anghiari, lo ripeto per la 100ª volta in quest'Aula, noi abbiamo una posizione laica, però finalmente il suo arrivo, quello del Ministro Ornaghi e gli interventi della Sovrintendente Acidini già hanno riportato la vicenda nell'alveo in cui deve stare questa vicenda, nell'alveo della scienza. E la scienza, lei ce lo insegna, caro Assessore, va avanti a tentativi, a confronti, a verifiche. Abbiamo portato in commissione anche l'esempio di quello che è successo nel caso dei neutrini. Non c'è nulla di male nello sbagliare, ma lì l'errore è venuto fuori attraverso una verifica. Se si continua a giocare al piccolo chimico, facendo le analisi nei laboratori di proprietà, non si va da nessuna parte. Il giochino è smascherato e tra l'altro solo per pochi dollari in 5 anni che il National Geographic, un ente, lo ricordo, che si occupa di comunicazione, non è una Onlus, anche questo ce lo dobbiamo ricordare qualche volta, dà al Comune di Firenze. Quindi lei ha questo compito di essere la sentinella insieme agli altri, di verificare che questa battaglia di Anghiari sia studiata secondo le procedure, le altre non appartengono, e non lo diciamo noi, l'hanno detto anche 500 intellettuali, tra questi professori, suoi colleghi, che hanno detto che non andava bene. Tra l'altro il suo arrivo, lo ripeto anche in aula, è propedeutico di un riavvicinamento del mondo accademico fiorentino al Comune di Firenze, mondo accademico che, lei ricorda bene, ha diffidato il professor Seracini dall'usare certe metodologie e certe immagini. Quello è stato uno strappo che lei spero saprà ricucire, ma tutti insieme noi saremo felici, a prescindere dal risultato, se le cose saranno fatte secondo un iter procedurale che si rispetti.
unitaria delle procedure. Prego, concluda, concluda. Perché fino ad oggi si può dire tutto il contrario di tutto di questa ricerca, ma non che abbia seguito le procedure della scienza. Quindi lei ha un grande compito, si ricordi, Assessore, che su di lei facciamo grande affidamento, anche perché ha avuto il coraggio di dire che per lei non era una priorità questa ricerca. Quindi da qui si può partire. Grazie. Bene, la parola a Sabatini. Sì, grazie Presidente. Prendo la parola perché la mia interrogazione all'assessore Mattei, che è stata rimessa all'ordine del giorno oggi, dopo esserlo stato la scorsa settimana, avendo ricevuto risposta incompleta e avendo ribadito la richiesta di rispondere meglio al terzo ed ultimo quesito dell'interrogazione in conferenza dei capigruppo ed essere stata messa di nuovo all'ordine del giorno oggi, non vede risposta per l'ennesima volta. E tra l'altro della precedente risposta di lunedì scorso ne abbiamo ricevuto anche copia scritta ed è in palese contrasto con la domanda, perché io volevo sapere, volevo conoscere se il servizio ATAF aggiuntivo per i concerti, i mega concerti che si sono svolti il 10 e il 16 di giugno, fosse stato a carico della collettività o dei soggetti organizzatori. La risposta scritta mi prende in giro perché mi dice che è arrivato al Comune un preventivo e che di questo è stata data accettazione. Ma io pretendo, mi ricollego a quello che diceva il collega Tenerani, che le procedure vengano rispettate, non solo le procedure d'ufficio, ma le procedure più alte, cioè quelle che un assessore, quando gli viene fatta una domanda precisa, deve rispondere con precisione, dando le informazioni di cui è in possesso. Non me le dà nel consiglio in cui la domanda viene presentata, viene rinviata di una settimana e tuttora non ho risposta. Quindi per l'ennesima volta io tornerò col mio gruppo in conferenza dei capigruppo a far rimettere questa interrogazione all'ordine del giorno e si riperde tempo, ma non io solo con il mio gruppo, con tutte quelle persone che rappresentano e che vogliono sapere se agli organizzatori dei mega concerti che ci sono stati gli è stato offerto un servizio aggiuntivo ATAF straordinario del valore di 18.000 euro. Mi chiedo come possa un assessore continuare a rinviare una risposta così importante. Grazie. Sono imbarazzato, consigliere Sabatini, lei ha ragione, dovrebbe essere dovere degli assessori programmare la loro presenza qui. Purtroppo dobbiamo dire a, scusate, l'assessore Mattei, che indubbiamente è sollecitato costantemente da sopralluoghi, iniziative anche prima, ma fatto presente che è stato chiamato per motivi d'urgenza, ha visto che nella prima parte del pomeriggio c'è stato, quindi io da un lato mi sento di scusare l'assessore Mattei, dall'altro prendo atto che lei ha ragione nel richiedere questa presenza. Lo dico davanti alla mia segretaria, spesso è proprio colpa della segretaria. Allora, no, veramente chiedo scusa. Chiedo scusa per l'assessore Mattei, nel senso che se ne è fatto interprete lui stesso, le posso assicurare la sua assenza è dovuto a un motivo istituzionale. Allora, adesso riprendiamo con le mozioni, fra l'altro cedo la parola al vicepresidente Scino, la prima è quella di Grassi su potatura alberi, la parola a Grassi per illustrarla. Grazie Presidente, mi è stato chiesto di riportarla per approfondimenti in commissione insieme anche alle altre interrogazioni, alle altre mozioni. Io credo sinceramente che sia doveroso, poi dal punto di vista degli approfondimenti forse sarebbe stato bene, insomma, approfondirle subito, però ormai c'è la moda di rinviarle e quindi insomma acconsento al rinvio in commissione. Naturalmente però i temi rimangono e tutte le questioni rimangono. Mi preme, oltre a quella della potatura, su cui forse qualche elemento ci sono, visto che ci sono parlo di tutte e quattro, quella sulla fermata di ATAF di via Sestese credo sia arrivata al paradosso e forse una situazione particolare. Poi mi viene chiesto di portarla in commissione, quindi io sono d'accordo, però è bene che il Consiglio sappia che la pensilina richiesta dai cittadini, richiesta dalla mozione 45, richiesta da quella mozione è stata realizzata dai cittadini in auto organizzati, è stata realizzata, è stata inserita,
Peccato che poi ATAF e l'amministrazione comunale abbiano pensato bene di spostare la fermata di 20 metri sulla strada. Quindi siamo al paradosso. No, io, senza utilizzare parole troppo elevate, io sono d'accordo a rinviarla, però credo che almeno quella, se oggi si mandasse un segnale, non sarebbe assolutamente male. Perché sennò si passa come l'amministrazione, che i cittadini si impegnano e noi li si sposta la fermata dell'autobus. Poi decidete voi. Io sono profondamente preoccupato, anche perché la risposta di qualche settimana fa di ATAF diceva: va, noi non ci c'entra nulla, la responsabilità è del comune. Quindi, messo unito tutte e due le questioni, siamo di fronte ad una situazione in cui il comune ha spostato la fermata dell'autobus. Poi io sono d'accordo a rinviarla, però se domani esce qualche rigo non ve la prendete con me. Grazie. Grazie. Mario Tenerani. Era Scruccolini, prego. No, io ringrazio il collega Grassi, però sulla questione delle battute, che è una moda quelle di rinviarle, eccetera. Posso precisare che le abbiamo discusse in commissione e dovevamo aspettare dei pareri, per cui sono rientrate fra quelle che non hanno avuto il parere e sono automaticamente andate in ordine del giorno. No, volevo solo precisare questo. Quindi io ho aspettato a convocare la prossima commissione di giovedì per vedere quali mozioni ritornavano in commissione, quindi domani mattina le inseriamo e per giovedì le discutiamo. Grazie. Prego Giuliani. Ecco, grazie. Io avevo solo una mozione d'ordine, perché volevo ricordare a tutti quanti che l'altro consiglio si era chiuso con la sospensione della votazione sulla mozione presentata alla Commissione Pari Opportunità. E quindi volevo capire un pochino l'ordine dei lavori. Nel frattempo avevamo presente il Presidente Bieber della Commissione Cultura e mi avevo fatto uno scambio, perché mi ero accorta che dall'ordine del giorno che ci avete consegnato erano scaduti i termini per la valutazione in Commissione Cultura. Mi spiegava che vi è un aggiornamento rispetto al regolamento per la toponomastica e quindi forse era il caso di rinviarla in Commissione per una valutazione più attenta, anche alla luce del comitato che si è costituito della toponomastica al femminile, che insomma ci sollecita da tempo una visione un po' più completa di quelle che sono le vie nominate a donne e uomini in città di Firenze per quanto riguarda le future intestazioni. Quindi forse era il caso, se il Presidente concorda, di farla ripassare dalla Commissione e in quella sede, alla luce del nuovo regolamento, anche magari modularla meglio. Ecco. Bene. Allora, la mozione del Grassi sulla potatura degli alberi va bene, va in commissione, mentre mi pare che la consigliera Giuliani ha presentato una mozione d'ordine e come tale devo metterla in votazione. Se è mozione d'ordine? Ho capito, però è sempre mozione d'ordine. Se sono tutti d'accordo a me va bene, però bisogna votarla. L'ha presentata come mozione d'ordine. Chiedo almeno ai capigruppo se va bene quanto proposto dalla consigliera Grassi. Giuliani, lapsus. Prego. Bene, quindi metto in votazione la mozione d'ordine presentata dalla consigliera Giuliani. La mozione numero 28. Preciso, sulla mozione numero 28, prego prepararsi al voto. Votare.
preparare. Prego votare, prego votare. Che facciamo? Per favore, si ripeta la votazione, per favore. Giusto. Sono anche meno adesso. Ma che si fa se non c'è il numero? Prego votare. Mancano due consiglieri. A norma di regolamento mi vedo costretto a sospendere 5 minuti e poi riprendiamo. Prego sospendere 5 minuti.
Scusa un attimo. Bene, riprendiamo. Per favore, no, a mente del regolamento devo rifare l'appello. Prego, prepararsi all'appello. Agostini, Albini, Alessandri, Bassi, Bertini Enrico, Bertini Stefano, Biber, Bonifazi, Borselli, Cellai, Chiavacci, Collesei, Cruccolini, De Zordo, Di Puccio, Dormentoni, Fittante, Fratini, Galli, Gallo, Giani, Giocoli, Giuliani, Grassi, Lauria, Livi, Locchi, Matteuzzi, Pezza, Pierguidi, Pieri, Pugliese, Razzanelli, Renzi, Ricci, Roselli, Sabatini, Sarra, Scino, Scola, Semplici, Sguanci, Spini, Stella, Tenerani, Torselli, Vannucci. Grazie. Bene. Bene, vedo dal tabellone ci sono 31 presenti, quindi c'è il numero legale. E ripartiamo dalla mozione d'ordine presentata dalla consigliera Giuliani. E prego prepararsi al voto. Votare. Bene, allora presenti 25, votanti 22, favorevoli 22, contrari 0, non voto 3. La proposta Giuliani è accolta, quindi la mozione ritorna in commissione quinta. Bene. E ora passiamo all'altra mozione, cioè abbiamo questa su Piazza di Careggi. Rinvia. Ci deve dire il nome di lui. Sì. Deve dire 392. Sì, per favore, ci ribadisca il numero, la 392, perché deve rimanere agli atti. Prego. Lo ribadisco, sono disponibile, vista la richiesta legittima da parte di alcuni consiglieri di maggioranza e del Presidente della Commissione Ambiente, di riportare le mozioni in commissione. Le quattro che sono progressivamente la 21 che abbiamo già discusso, la 22, la 23 e la 24. Così almeno rimane. Avevo fatto quell'obiezione riguardante una, ma non c'è nessun problema. Avanti. Grazie. Quindi passiamo al numero 25, proponente Fittante, non lo vedo. Ecco, bene, si rinvia anche questa. Un'altra di Fittante, la numero d'ordine 26, anche questa. Ah, ecco. Quindi la parola al consigliere Fittante sulla mozione numero 25. Prego Fittante. Grazie Presidente, colleghi.
Questa mozione ovviamente nasce dall'esigenza, che peraltro è stata citata anche prima dal collega Eros Cruccolini, sul problema della crisi idrica. È chiaro che abbiamo vissuto ovviamente in tutta Italia e naturalmente anche a Firenze, in Toscana, il problema della crisi idrica intesa come mancanza di acque piovane, che hanno determinato naturalmente, come ben sappiamo, una mancanza di capienza del bacino, in questo caso del bilancino, e per cui con il rischio e la possibilità di non avere le risorse necessarie in termini idrici per far fronte alla necessità di questa importante città e delle realtà che andiamo a vivere. È chiaro che la crisi idrica investe tutta una serie di problematiche e anche riguarda una serie di abitudini, naturalmente anche culturali e sociali, e cioè a dire la capacità poi da parte dei cittadini di comprendere l'importanza di questo bene fondamentale e poi utilizzare comportamenti che naturalmente vanno a determinare ovviamente una riduzione degli sprechi, perché tutti quanti noi, è inutile nasconderlo, quando usiamo l'acqua la usiamo come se fosse inesauribile. Non è una fonte inesauribile, l'acqua è un bene prezioso e ne sanno qualcosa molti paesi, diciamo, meno fortunati di noi, che su questo elemento, diciamo, caratterizzano la loro esistenza, e sappiamo bene che il valore dell'acqua oggi come oggi è superiore, se vogliamo, e in futuro lo sarà sempre di più, al petrolio stesso, perché l'acqua è vita. Detto ciò, nello specifico questa mozione riguarda alcuni accorgimenti che sicuramente non saranno esaustivi e risolutivi, ma che comunque vanno nella direzione di ridurre questo spreco, e in particolar modo alle tante fontanelle del comune che sono sparse per la città e spesso e volentieri sono non collegati a un sistema di chiusura e per cui vanno a getto continuo, riducendo, cioè ovviamente aumentando appunto lo spreco di quest'acqua. Per cui quello che noi chiediamo e quello che si chiede con questa mozione è che naturalmente ci siano dotate di idoneo pulsante o cannella per chiudere queste diciamo fontanelle, in modo tale che non ci sia un getto continuo, e poi anche a procedere a una campagna di sensibilizzazione presso le scuole, perché è indubbio che se non affrontiamo il problema a livello educativo, cioè dalle scuole, dai bambini, cioè facendoli comprendere l'importanza, diciamo, di questo bene prezioso, l'esempio più banale è quando tutti quanti noi ci laviamo i denti al mattino o durante la giornata, e mentre ci spazzoliamo i denti chiaramente, diciamo, lasciamo scorrere l'acqua. Ecco, c'è un consumo, ovviamente uno spreco in quel caso lì, perché spesso e volentieri noi stessi non chiudiamo il rubinetto per, come dire, negligenza o per superficialità. Bene, diciamo, spiegare questi aspetti, questi piccoli gesti quotidiani anche ai bambini nelle scuole ovviamente è culturalmente fondamentale per poter poi i cittadini del futuro avere un'attenzione, una predisposizione diversa a questo utilizzo, e poi anche a predisporre un piano preventivo finalizzato al contenimento dei consumi idrici in tutti gli edifici pubblici e anche nelle abitazioni private, come ad esempio interventi di manutenzione ordinaria, ma anche interventi di manutenzione straordinaria. È ovvio che anche negli interventi nei locali pubblici e anche nelle ovviamente edifici di utilizzo pubblico questo aspetto va tenuto di conto. E poi ovviamente a creare tutte quelle condizioni, come per esempio ad incentivare l'applicazione dei riduttori di idrici affinché si possa risparmiare sul consumo dell'acqua, prendere in considerazione anche l'ipotesi di prosporre i lavori del tunnel della TAV sotto questo profilo, e sappiamo bene quanto consumo di acqua va a determinare questa grande opera. Adesso è ovvio che ci sono una serie di problematiche connesse, però è indubbio che al momento in cui c'è una necessità, diciamo, di crisi idrica, è chiaro che si deve intervenire laddove c'è uno spreco maggiore, insomma. In sostanza noi dobbiamo ovviamente creare le condizioni affinché questo elemento così importante della collettività e della vita di tutti quanti noi sia tenuto non solo nella massima considerazione, ma non tutte le iniziative che abbiamo fatto sono andate a buon fine. Con questa mozione si riporta il problema nel dare sensibilità all'amministrazione e naturalmente, diciamo, alla città, e con questi piccoli gesti contribuire, anche se in modo modesto ma comunque significativo, ad andare
Grazie affittante. E ora la parola alla consigliera Giuliani, prego. Sì, grazie Presidente. Solo per sottolineare due piccoli aspetti che, vista la sensibilità di tutti, sia del noi ai consiglieri, ma anche la gente comune, il gestore idrico, il comune stesso, volevo solo far presente che da anni sono attuate campagne di sensibilizzazione nelle scuole, sono fatti giochi ad hoc proprio fra l'ente gestore, l'ATO, ai tempi e il comune. Così come i riduttori dei rubinetti sono stati applicati in quasi tutti gli edifici di proprietà del Comune e non solo. Quindi solo questo per informare l'Assemblea e chi ci ascolta, che insomma non è che non c'è attenzione su questi temi e che da anni ci si lavora, che magari un passo in più si può fare, ma insomma l'attenzione è alta, come sottolineava anche prima il Presidente Croccolini. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri consiglieri, bene, metto ai voti. Prepararsi al voto? Votiamo. Presente 15. Che faccio? Un'altra volta sospendo. Devo sospendere. Ventitré, vero? Sono senza occhiali. 24. Chiudo la votazione, presenti 24, votanti 20, favorevoli 17, non voto 4, la mozione è approvata. Manca la pezza della scelta scrutatrice. Nomino come scrutatrice, a sostituzione della pezza, la Giuliani. Quindi andiamo avanti con l'altra mozione, fittante, prego, la mozione numero d'ordine 26 per impegnare il sindaco all'inserimento clausola sociale e al mantenimento di livelli occupazionali relativi ai lavoratori ATAF. Mi pare sia un po' superata questa, no? No? Prego. La ringrazio Presidente, ma tutt'altro che superata, anzi, ancora a maggior ragione, ancora più importante. E credo che questa mozione sia forse una delle più importanti di oggi, di quelli che abbiamo discusso, con tutto il rispetto per gli altri e anche con quelli che ho presentato prima. Questa mozione nasce dall'esigenza importante, fondamentale, a tutela dei lavoratori, affinché appunto nel processo di privatizzazione, come ci spiegava prima l'assessore, che ormai è già avvenuta, e su questo apro una parentesi e mi auguro che ci sia un chiarimento e un successivo approfondimento delle modalità della gara stessa, dell'apertura delle buste e anche ovviamente delle condizioni che poi sono state espresse nella gara stessa. È indubbio che è un processo importante, ben sappiamo il dibattito che si è aperto in quest'Aula e anche all'esterno. È indubbio che la mia posizione era chiaramente contraria alla privatizzazione. Ormai c'è, naturalmente ne prendiamo atto, anche se politicamente non ero d'accordo, però valutiamo quello che è questa iniziativa che impatterà in modo importante sulla città, non solo sui lavoratori. Noi abbiamo casi che si sono evidenziati in modo anche abbastanza eclatante, anche a Genova, per esempio, dove fu privatizzato il servizio e poi sappiamo come andrà a finire, cioè col fallimento della città che l'aveva presa in gestione e per cui con tutto quello che poi fu un ricarico nei confronti del Comune. Ci auguriamo che in questo caso ovviamente non sia e non avvenga a Firenze, ma questo ce l'auguriamo tutti quanti noi come cittadini, oltre come esponenti politici. Nello specifico questa mozione chiede ovviamente alcune cose abbastanza precise, e cioè
impegna il sindaco, tralascio diciamo le considerazioni alla premessa, a garantire nel processo di privatizzazione dell'ADAF il mantenimento dei livelli occupazionali, a chiedere l'inserimento dei capitoli dell'accordo della causa sociale per tutto il personale che verrà interessato al passaggio di proprietà tra l'attuale ATSAF e gli altri soggetti societari. È chiaro che, ripeto, il bando è stato vinto da un soggetto, ma credo che in questo caso il Comune ha tutto, l'amministrazione ha la titolarità, oltre che anche il potere contrattuale, di affermare questi principi, anche se in alcuni casi sarebbero previsti per legge, però qui cito l'articolo 2112. Però è chiaro che quando si arriva a un processo così importante, così delicato, che poi riguarda tanti lavoratori, tante famiglie che rischiano ovviamente anche il posto, credo che sia sensibilità delle istituzioni e per cui del Consiglio Comunale tutto arrivare a dare un indirizzo specifico, chiaro e diretto alla Giunta che si vada in questa direzione. Dall'enunciazione stati fatti anche dall'assessore si dice che si va in questa direzione, ben venga. Questa mozione ha l'obiettivo, come tutte le mozioni fatte in questo Consiglio Comunale, di dare un indirizzo alla Giunta, per cui come Consiglio esprimiamo, se siamo tutti quanti d'accordo, questo tipo di ovviamente indirizzo. Per cui mi auguro che questa mozione venga ovviamente approvata, non tanto perché come dire, è un atto formale tanto per, ma soprattutto perché è un atto di indirizzo importante per tanti lavoratori e per la nostra città. Grazie. Grazie. Se non ci sono iscritti a parlare, metto in votazione la mozione. Prego prepararsi al voto. Naturalmente emendata dalla Commissione. Prepararsi al voto. Prego votare. Senti, io chiudo, è inutile, eh? 17 sono. Chiudo la votazione, vedo che manca il numero legale, che tanti consiglieri hanno ritirato la tessera e stanno andando via, sono solo 19 presenti. Quindi si chiude il consiglio, rimando al prossimo consiglio la mozione. Prego. Ho già fatto una verifica, l'ho già fatta. Bene, volete che sospendo? Sospendo 5 minuti il consiglio e riprendiamo fra 5 minuti. Va bene, va bene. Quindi 5 minuti di sospensione.
Riprendiamo i lavori, per favore l'appello. Sì. Agostini, Albini, Alessandri, Bassi, Bertini Enrico, Bertini Stefano, Biber, Bonifazi, Borselli, Cellai, Chiavacci, Collesei, Cruccolini, De Zordo, Di Fuccio, Dormentoni, Fittante, Fratini, Galli, Gallo, Giani, Giocoli, Giuliani, Grassi, Lauria, Livi, Locchi, Matteuzzi, Pezza, Pierguidi, Pieri, Pugliese, Razzanelli, Renzi, Ricci, Roselli, Sabatini, Sarra, Scino, Scola, Semplici, Sguanci, Spini, Stella, Tenerani, Torselli, Vannucci. Grazie. Abbiamo 16 consiglieri presenti, il numero legale c'è, però consigliere Stella non si può continuare così in quanto ci sono nell'ordine del giorno ci sono delle mozioni, non si possono votare, pertanto a questo punto chiudo il consiglio, ringrazio tutti e arrivederci a lunedì prossimo. Grazie. Ti viene un po' di rovina, metto dentro Barbara. Sì.